Ciao a tutti e benvenuti ad Arca, al Consorzio Arca che ha il piacere di ospitare Illustra Meeting. Eh, siamo molto felici di avervi, di avervi qua perché eh, questo luogo è un luogo di creatività, è un luogo di innovazione e abbiamo ospitato in questi anni di attività eh, decine di imprese. Una eh, delle nostre imprese, credo quella di maggiore successo, è stata invitata a raccontare la sua esperienza e l'esperienza dei suoi creativi in questo, in questo meeting, è Mosaicon. E quindi per noi era molto importante, ci siamo incontrati eh, nell'esperienza della riflessione su Palermo città eh, educativa. E per noi era, è, è essenziale eh, connettere i luoghi, le esperienze e soprattutto le persone eh, che credono nella prospettiva di fare di Palermo un luogo ospitale per nuovi professionisti e nuovi imprenditori. E, eh, la professione, eh, della, del, le professioni creative sono uno dei pilastri per il futuro economico e professionale di, di Palermo. Eh, vi ospitiamo qui. Edizione, ma eh, spero veramente che riusciremo eh, ad ospitare la, la prossima edizione dentro il nuovo incubatore dedicato alle professioni e, e alla, alle imprese eh, creative che stiamo eh, realizzando dentro i cantieri culturali alla Zisa, che sarà in qualche modo la casa di chi vuole scommettere su se stesso. E sulla propria capacità di fare impresa in, in questo settore e speriamo che questo sia un ulteriore tassello di questa rete che vogliamo, che vogliamo costruire e che in altre città eh, europee e in altre città del, del mondo ha trasformato l'economia locale da un'economia eh, statica, lenta, eh, poco inclusiva, dove in qualche modo la prima prospettiva che ti viene in mente quando sviluppi delle capacità professionali durante gli studi è eh, di trovare un altro posto dove realizzarle, invece di fare questa città, di fare eh, Palermo un luogo dove valga la pena di restare e Speriamo anche dove valga la pena, di arrivare da altri luoghi e da altre esperienze. Non, non vi rubo tempo, cercherò di, di stare con voi nel, nel corso della giornata, perché, oltre, diciamo, ad avere appunto questo piacere, come posso dire, professionale di, di ospitarvi, sono sempre sì, stato affascinato dal mestiere dell'illustrazione, dalla possibilità di raccontare per immagini e per segni. Eh, un pensiero, un, un, un messaggio di descrivere, eh, di, di evocare eh, qualcosa che si riesce a rendere in un istante e in un, eh, in un, un atto solo anziché raccontarla con, con le parole o accompagnando le parole. Quindi per me sarà diciamo, un doppio piacere avervi qui oggi. Grazie, buongiorno a tutti. Eh, grazie al dottore Montagnino, direttore del consorzio ARCA. Eh, che noi eh, abbiamo conosciuto, come dicevamo, all'interno del Festival della Città Educativa di Palermo, perché Palermo, quando vuole, sa essere educativa nei confronti de dei giovani, nei confronti delle realtà che lavorano sul territorio. Eh, è incubatore di impresa ARCA, quindi ci sentiamo in questo momento nel posto giusto perché. Eh, in, eh, illustramente che il Festival dell'illustrazione per l'infanzia eh, che organizziamo da tre anni ha bisogno del, diciamo del, del comune accordo per raggiungere gli obiettivi comuni di far crescere il territorio. Noi ci rivolgiamo eh, nel caso specifico all'illustrazione, all'illustrazione e alla scrittura, nel, per l'infanzia eh, ma non solo, perché poi Illustre Meeting diventa un appuntamento per parlare di professionalità e quindi raccordare quello che è il, il proprio talento, la propria passione con quello che è il mondo della formazione per poi arrivare a poter fare di questo la propria attività lavorativa. E noi intanto, oh, io sono Rosanna Maranto, ehm, sono il direttore creativo del, di Illustramente, eh, direttore creativo è un termine che mi piace molto come creativo perché mi, mi piace inventare, mi piace eh, vedere le cose con l'aspetto della fantasia e forse per questo amo... L'illustrazione il, in questo modo perché l'illustrazione sicuramente la comunicazione visiva, come diceva poco fa il dottore Montagnino, diventano fondamentali nella, nella comunicazione dei bambini. E la nostra, diciamo, il nostro rapporto eh, con il territorio va anche nel gruppo, nella nostra squadra. Eh, il nostro è un gruppo di giovani. Io ringrazio intanto il gruppo di Illustramente, proprio nella figura di Martina Di Gangi, di Federica Cutrera, che hanno lavorato su questo video. E, e tutte le persone che compongono la squadra: eh, Nadia Campanotta, Rosa Taormina, eh, Bianca Salemi, eh, Davide Nelson Corona, che sono tutti giovani. Perché oggi si investe molto sui giovani. E noi, la nostra generazione, oggi qui sarà in qualità eh, di persone che stanno realizzando il loro sogno, la loro attività professionale. E, mh, il motivo eh, che cercheremo di passare eh, oggi a voi, come obiettivo della giornata, è quello di invitarvi a saper fare per fare perché soltanto allora si potrà accedere a un mondo professionale e allora chi meglio di eh, professionisti che hanno già eh, sviluppato queste professionalità e quindi già sono riusciti ad arrivare ai grandi obiettivi eh, e sono i vostri, gli interlocutori di questa giornata. Vi invito a ehm, cercare di sfruttare questa giornata non in maniera passiva eh, ma in maniera attiva. Nel senso che se avete domande da porre, se avete curiosità... E se volete capire come si accede al mondo del lavoro attraverso questa porta che è la, la porta dell'illustrazione è il momento di farlo io quindi vi inviterò sempre nel corso a, a fare domande ai nostri, eh, ai nostri ospiti perché questo non è un convegno non c'è è una tavola rotonda c'è il piacere di stare insieme e di lavorare insieme per raggiungere insieme gli stessi obiettivi la, la, il tema di illustra Meeting di questo Anno è l'illustrazione e l'editoria, eh, l'editoria quindi intesa come quotidiani, come periodici, quindi come stampa, eh, come copertine di libri. Noi abbiamo nel nostro eh, sottotitolo messo a volo di Gabbiano che è poi una frase che si utilizza nella regia per far vedere come si può fare un volo per ri riprendere chiaramente quello che è il filo conduttore della nostra giornata. Ogni ospite, ogni relatore, ogni eh, professionista che sarà qui è stato voluto perché fa parte di un percorso che faremo insieme. Quindi ogni momento della giornata... Avrà uh, degli interventi che sono motivati. Quindi eh, invito il professore Giuffrida a intanto venire qui eh, con me, eh, perché, eh, intanto, mh, come professore della facoltà di lettere, eh, e poi perché è un professionista che ha accolto. Eh, immediatamente quello che è il valore dell'illustrazione perché portano avanti all'interno dell'università, dell quindi con i giovani e l'università, tanti progetti legati anche all'editoria. L'altra volta ci siamo conosciuti in questo contesto con dei ragazzi che eh, portavano avanti della formazione legata all'ebook, che è un altro strumento sicuramente. Oggi il professore di vita è qui con noi per parlarci di quello che l'illustrazione rappresenta da sempre. Io faccio sempre l'esempio, professore, che l'illustrazione è il primo strumento per comunicare anche con i bambini, perché ai bambini insegniamo a, eh, a parlare, iniziando a disegnare, perché chiaramente non decodificano la scrittura, quindi l'immagine aiuta nella comunicazione. Fin da sempre, sempre l'uomo ha avuto bisogno di comunicare con il disegno. Per rappresentare la sua storia, per rappresentare il suo passato. Lei in, uh, oggi è qui in qualità di professore, però io la invito a far parte diciamo, del nostro gruppo eh, e quindi farci capire quello che è l'input da cui poi dedicheremo tutta la giornata. Bene, eh, illustrazione. Ma eh, l'uomo ha sempre avuto bisogno di illustrare la propria comunicazione. Eh, già l'uomo primitivo nelle caverne va a disegnare gli animali, va a disegnare la comunicazione, va a disegnare la dea madre, va a disegnare quello che vuole comunicare e che non può eh, raccontare con le parole. E, e nel momento in cui arriva la scrittura, c'è l'altro problema, come comunicare determinati concetti. Tenete conto che la diffusione della lettura è un, una realtà molto moderna, solo con l'introduzione della scuola obbligatoria e con eh, diciamo, la diffusione da questo punto di vista della lettura è diventata un, eh, un qualcosa che è insito in ciascuno di noi. Ma normalmente dovete tenere conto che la lettura, innanzitutto la lettura silenziosa, quella che facciamo noi, è un'invenzione dell'Ottocento. Precedentemente la lettura era ad alta voce, c'era il maestro che leggeva ad alta voce i libri, c'era il padre davanti al camino che leggeva il libro. Eh, ricordatevi, per chi ha visto il, un film che ha avuto un grande successo, Il Gatto Pardo. Che il buon principe Fabrizio leggeva il romanzo eh, la sera alla famiglia riunita. Ma l'immagine, eh beh, eh, già sin dal manoscritto, sin dai codici miniati, la parola miniata è questa presenza dell'illustrazione, veramente una esigenza. Tant'è vero che c'erano delle persone specifiche che si mettevano lì a disegnare. Quei capolavori che oggi sono conservati presso le più importanti biblioteche, per trasmettere una immagine. Ma andiamo più avanti. Eh, il grande successo eh, che ha avuto la Riforma protestante è legata non solo alla eh, traduzione in lingua volgare. In tedesco, nelle lingue della Bibbia, ma soprattutto nell'invenzione dei fumetti perché eh, ci sono una nuova tecnica che si chiama xilografia, cioè incisione sul legno, che permette a costi bassissimi di poter eh, realizzare i volantini. Per cui eh, si vedono in queste. In questa produzione che è poco conosciuta ma conservata nelle grandi biblioteche tedesche, queste immagini di queste persone che parlano e con la parola che esce dalla bocca. Ecco, andiamo poi nel momento in cui si arriva al barocco, alla illustrazione. Eh, di queste determinate realtà c'è una nuova invenzione l'incisione sul rame no? allora questa farà la differenza eh, perché permetterà la riproduzione grazie all'incisione sul rame di una quantità eh, non indifferente di immagini perché perché la xilografia, essendo una realtà incisa sul, re, sul legno aveva la possibilità di essere tirata in pochissime copie Mentre invece l'incisione prima sul rame e poi in età più avanzata, soprattutto fine dell'Ottocento, sull'acciaio, eh, permetteva la riproduzione dell'immagine in modo ampio e in modo articolato. Perché? Perché necessariamente devi accoppiare la scrittura con l'immagine, perché ci sono certe cose che hanno bisogno di essere rappresentate. Un bellissimo esempio sul quale stiamo lavorando, eh, l'ingegnere Gentile, ingegnere professore Gentile di Informamuse di una eh, realtà ormai non più incubata, ormai uscita e eh, quindi è decollata per i fatti suoi, da, eh, da, da questo incubatore. ARCA, è invece la mia piccolissima. Eh, micro azienda che è collegata, che in questo momento è in una fase di decollo e di incubazione qua ad Arca, è quello di studiare i libri che rappresentano i grandi avvenimenti del 600 e del 700. Cioè che cosa? I, le celebrazioni dei funerali perché? Perché rappresenta un momento di eh, collegamento molto forte con eh, il, la collettività e con la possibilità di comunicare un una determinata realtà anche a tutta la periferia e soprattutto i libri di viaggio. Perché i libri di viaggio? Perché, se voi andate in giro nelle biblioteche e cercate se non il viaggio in Sicilia, troverete che quasi tutte le planche, cioè le riproduzioni, sono state tagliate con la lametta per essere poi dopo vendute sul mercato. Eh, e quindi eh, utilizzando le nuove tecniche, cioè utilizzando i pad, utilizzando la eh, realtà della digitalizzazione, quello su cui stiamo lavorando, pensiamo proprio di ricostruire digitalmente una opera, eh, se non in questo momento, ma qualsiasi altra opera che può essere realizzata digitalmente. Io chiudo questa piccolissima presentazione ribadendo il concetto che l'immagine è strettamente connessa alla scrittura. Ricordatevi che le prime scritture, eh, quelle degli egizi, sono degli ideogrammi, cioè sono la trasposizione visiva di un concetto eh, che soltanto con l'invenzione dell'alfabeto poi viene ad essere reso astratto nella riga di scrittura. Ma così come l'intendiamo li noi, la scrittura silenziosa, la scrittura eh, mentale, eccetera, eccetera, è una realtà che l'attuale mondo sta superando in maniera massiccia. Ormai guardate i vari giornali, sono quasi tutti costituiti da eh, immagini che attraverso i canali di YouTube o di altro vengono ad essere eh, inseriti e messi in circolazione. Eh, professore io le volevo dire una cosa a proposito lei ha fatto eh, un, un escursus partendo dalla storia chiaramente eh, quindi da quello che è la rappresentazione attraverso l'immagine fino a arrivare ai libri fino a arrivare poi alla stampa attuale eh, in effetti la stampa attuale eh, se noi guardiamo un giornale utilizza molto di più le fotografie quindi nuovi strumenti di, 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 diciamo, di informazione eh, dell'immagine e invece oggi la nostra giornata sarà dedicata proprio al voler eh, promuovere l'illustrazione e nella, eh, chiaramente anche nel, nei quotidiani, nella stampa, eccetera, perché quel potere evocativo dell'immagine sicuramente eh, non è la stessa cosa rispetto alla fotografia. Questo nella storia eh, penso che sì, ma venga eh, guardi che in questo momento se lei io ho un nipotino di sei anni. Eh, il quale in questo momento è in grado di andare a fare i vari giochetti sì. sull'iPad, per cui si mette lì e mi, mi apre il, il mio iPad, cioè il tipo di comunicazione tradizionale della illustrazione del libro sta per essere totalmente superata. Eh, io dico totalmente nel speriamo giro: speriamo mai, di, nel, nel <ride> giro di, con un tipo di comunicazione completamente diverso. Fra poco mi risulta che i cinesi ci invaderanno con dei piccoli tablet a costi bassissimi ehm, dove c'è dentro il Pinocchio o un'altra eh, un di queste favole con l'illustrazione. Cioè l'illustratore non perderà mai esatto. il suo ruolo. Ha la necessità di usare un linguaggio il linguaggio grafico evidentemente è un modo non userà più la matita o i colori o, e utilizzerà invece i pixel dell'era eh, dell digitale durante la In mattina parleremo senso. anche di questo, dell'evoluzione anche dell'illustrazione sotto questo aspetto eh, grazie professore Di Vita del suo intervento e del, anche dell'apertura eh, con noi eh, io intanto ecco, <ride> grazie eh, volevo intanto precisare e eh, ringraziare. Eh, la nostra platea oggi, che è così numerosa, eh, mh, abbiamo pensato di coinvolgere i corsi di formazione professionale della nostra città. Abbiamo fatto un piccolissimo, piccolissimo invito, eh, soltanto a attraenti, e vedete quanti giovani ci sono in questa sala. Eh, ringraziamo il uh, centro di formazione Server eh, con il tutore Leonora Di Trapani, che ha portato qui i corsi di tecnico di redazione ed editing web gra eh, graphic de visual design tecnico dei musei esperto in web e media marketing poi il corso dell'ANFE è eh, ente di formazione eh, i tutor silvana mandalari fabio marceca eh, con i corsi di grafico pubblicitario e video, e video editing eh, l'applauso no, sono, sono silenziosi l'ANFE eh, volevo precisare intanto che il corso di grafico pubblicitario si fa da tantissimi anni e moltissimi perché noi, io personalmente ho lavorato nei corsi di grafica pubblicitaria insieme a mio marito Vincenzo Corona e molti giovani oggi sono nostri colleghi o lavorano con noi come nel caso appunto di Federica Cutrera che l'anno scorso era eh, nella platea come, come voi eh, poi il corso del CERF eh, ringraziamo tutti Canzone Francesco Cerniglia con il tecnico della comunicazione multimediale. Queste sono praticamente le nuove tecnologie per la promozione dei beni culturali e del territorio. Perché ho voluto dire eh, premettere anche chi è la nostra platea? Perché ora, eh, Paolo Di Vita, eh, professore, eh, puoi <ride> eh, venire qui insieme a me. E, m, il professore Paolo Di Vita è m, anche lui un professore universitario. Sei un so grafico, sei un grafico. Un... <ride> sei un grafico? Sì, ha ah, il microfono. Ecco. No, perché in, in diretta non anche. si sente purtroppo non si sente. Eh, quindi volevo precisare un po' quello che è la, eh, chi, so, chi sono i nostri giovani eh, e quanta eh, voglia hanno in questo momento di iniziare sicuramente a lavorare. Eh, pro, eh, Paolo Di Vita, grafico, eh, docente appunto di progettazione grafica all'Accademia di Brera di Milano. Graphic designer, fa parte dell'IAP. che Ringraziamo. Colgo l'occasione perché tu sei socio AIAP, perché l'AIAP eh, è il nostro eh, patrocinatore ed è l'Associazione la, Nazionale per la Comunicazione Propriovisiva. Eh, attraverso diciamo, la, anche eh, il, la sinergia che nasce nella comunicazione visiva attraverso l'immagine, io eh, ti chiedo oggi appunto di parlare eh, al nostro pubblico proprio per come si fa a parlare attraverso le immagini, quale qual eh, nell'arco della tua professione. Eh, che è nata proprio come, come grafico eh, e negli anni, nell'arco del tempo, l'evoluzione anche del tuo percorso formativo per arrivare poi alle grandi vette. Eh, io oh, sono felice di averti qui, ma anche perché abbiamo e ammiriamo molto anche il lavoro di, eh, di cura dei particolari della comunicazione visiva e quanta cura nell'immagine può avere proprio eh, la grafica. La comunicazione grafica. Noi nella presentazione abbiamo visto eh, diversi modi di illustrare eh, perché c'è l'illustratore descrittivo, c'è l'illustratore che utilizza il colore, eccetera. Dal tuo punto di vista, ecco come parlare per immagini, quello che è, eh, tu senti oggi di dire eh, sul tema della nostra giornata. Allora, spero di dirvi delle cose utili. Io essenzialmente no. ero venuto ero venuto più per ascoltare più che per dire delle cose anche perché diciamo non vi conosco ma siete giovani che si occupano di, mi pare, di illustrazione no? grosso modo eh, io mi occupo di comunicazione visiva e quindi la eh, allora ci sono diverse cose che intanto mi ha incuriosito la, è interessato il tema dell'illustrazione per l'infanzia. Eh, e poi vi, vi dirò poi perché è, perché è importante, no? una specializzazione secondo me importante perché riguarda diciamo, l'immaginario no, di individui che eh, è rivolto ai bambini e quindi eh, che riguarda l'immaginario no, di, eh, di individui che poi diventeranno grandi e il loro modo, eh, è successo pure a noi, no? e, e il modo poi di vedere, di percepire, eh, di capire le cose dipende molto eh, da, da cosa eh, quando, quando siamo piccoli, da cosa vediamo, no? da come eh, mm, siamo messi in, uh, riceviamo proposte. Le, le prime storie, le prime narrazioni e queste le, le prime cose che capiamo le capiamo anche attraverso le immagini e quindi che le immagini siano eh, come dire realizzate no? eh, eh, da, eh, da come dire io penso che siano che cosa? artisti intellettuali cioè chi crea chi crea delle, delle immagini soprattutto in generale no? Cioè viviamo in un, un, un universo di immagini, no? siamo circondati da immagini, alcune poi ce le portiamo pure addosso. No? Eh, e quindi è importante rispetto alla complessità no? Del, eh, dei segni, delle scritture, delle immagini no? che ci circondano, che ci siano operatori sempre più qualificati, se no diventa eh, una grande confusione no? e, e, e rischiamo di vivere no? in un mondo sempre. Eh, troppo complesso che non siamo in grado di capire, <coughs> eh, io sono, per, eh, sono eh, come dire promotore di una specie di ecologia del, della visione no? e quindi di una specie di ecologia anche delle immagini. Eh, così come c'è per esempio un concetto che è quello del, dell'inquinamento visivo. No? Eh, L'inquinamento visivo, così come altre, altri tipi di inquinamento possono contribuire a farci stare male. Invece eh, ma le immagini invece possono, al contrario, eh, cioè, metterci in un mondo in cui stiamo, eh, stiamo meglio, in un mondo che capiamo meglio, possiamo comprendere meglio. Qui siamo per esempio in un incubatore di imprese eh, e questo per esempio ci, eh, ci fa ricordare che le immagini eh, servono ad ambiti diversi. No? Eh, ora sto improvvisando, no, dico delle cose a saltare, tra una cosa non c'è un, una... Eh, non c'è un discorso preparato quindi, eh, quindi il mondo delle imprese c'è un rapporto per esempio le immagini hanno un rapporto con ambiti molto molto diversi più disparati cioè più le, se si volessero eh, per esempio le immagini sono tutte uguali no? dalle prime che, pro, eh, che citava la, il professore che ha parlato prima di me eh, c'è cioè le immagini le origini, no? quando cominciano le immagini, quando spuntano, no? quando si comincia a, a disegnare. Quindi tra le immagini delle origini e le immagini della fine, quali sono le immagini della le ultime? no? Cioè, se le prime immagini sono quelle delle, delle grotte, ce le abbiamo pure noi. Eh, quindi non solo le immagini di, dei bisonti, di Altamira, le ma anche le immagini della grotta della Daura. Che, eh, che Argan mette all'inizio della storia dell'arte, no? eh, almeno nei suoi volumi, nei tre volumi. Eh, diciamo che la, la, allora, le immagini sono caratterizzate da una tecnica eh, o, o dal senso. Eh, quindi noi lavoriamo sulla tecnica o sul, eh, o sul significato delle immagini. Eh, allora la tecnica dovrebbe essere solo uno, solo uno strumento. Hm? Quindi il problema del grafico è invece è un problema di eh, creare senso, il senso delle immagini. Poi che sia, per esempio, se guardiamo le immagini che ci sono qui, ci sono delle bandiere, ci sono dei marchi, ci sono delle... Eh, delle stilizzazioni, delle illustrazioni eh, quindi, per esempio, se io guardo. Io non ti posso seguire? Eh, eh, vabbè, quindi il affetto, microfono mi lo no, perché non si sente in streaming. Devi... Eh, le immagini, per esempio, noi eh, raramente vediamo delle immagini che sono isolate. Mh? Generalmente vediamo delle costellazioni di immagini. Per esempio, questo piano visivo, per esempio, ha un insieme di. Eh, di, di, io posso dire che sono delle immagini diverse che hanno diversa natura <coughs> eh, per esempio se guardo que questa parte qui questo è testo o immagine domanda testo se guardo questo eh? però è un'immagine che posso leggere e quindi diciamo che <coughs> Ecco, per esempio per i, i grafica, per esempio se io vi chiedo che cos'è la grafica, cosa significa essere grafici, fare grafica. Allora, per i greci per esempio il termine eh, grafein indica tutte e due le cose, cioè indica lasciare delle tracce perché disegno o perché scrivo. E quindi il lavoro, del, il, il lavoro del grafico, il lavoro del graphic designer per esempio, che mette insieme le parole e le immagini, è un lavoro che risponde eh, all'etimologia. Mm? Eh, allora facciamo così, io, eh, il prossimo relatore chi è? Ulrichio eh, Zagnoli. Io lascio la parola così, e poi magari la riprendo in un secondo momento collegamento non è qui. Dobbiamo allora, you... allora, intanto... Su... allora, scusate un attimo. A proposito della grafica e della comunicazione visiva, quello che dicevamo, che abbiamo detto fin dall'inizio, sicuramente l'illustrazione, abbiamo detto, che è la prima forma di comunicazione con i bambini: è via via l'occhio umano, viene bombardato, come diceva il professore Di Vita di immagini. Eh, abbiamo parlato anche di inflazione, tante immagini, tante cose che ci arrivano alla mente, poi il cervello piano piano decodifica queste immagini fino a eh, diventare parte del nostro patrimonio. Questo molto succede col libro per l'infanzia. Molto spesso il libro per l'infanzia genera quei ricordi. Io poco fa ho detto che attraverso l'immagine insegniamo ai bambini a parlare. Strada facendo nel nostro percorso, crescendo, la comunicazione visiva ci accompagna in tantissime cose. Nella comunicazione visiva abbiamo spesso eh, l'adattamento, ecco, come diceva giustamente lei, del mh, eh, colore eh, piuttosto che eh, la grafica, la scelta del lettering dipende quindi molto dal nostro interlocutore. Quindi chi è il destinatario di quell'immagine che il grafico poi va a creare. Eh, quindi l'aspetto la, della comunicazione visiva e anche della grafica pubblicitaria, noi l'anno scorso abbiamo avuto come tema l'illustrazione nel manifesto pubblicitario, perché è una cosa che vogliamo portare avanti proprio nella comunicazione visiva, poi valorizzare l'illustrazione perché come dicevamo prima ci consente di comunicare in maniera diversa. La grafica, quindi l'intervento che tra l'altro adesso con Olimpia Zagnoli si segnerà anche un altro passaggio perché lei è molto grafica nella sua forma di illustrazione. Adesso ehm, se vuoi, appunto, ti vuoi accomodare così poi ti vuoi inserire strada facendo anche all'interno degli altri. Va bene, ok. Sì, sì certo. Aspetta. Sì, vengo Lì. Così diciamo, la faccio. Che, dico, Paolo Di Vita è l'autore del, del logo di, di Arca. Dico, non so se è una cosa diciamo, che tu metti, ne, però sì, sì. nel senso che eh, comune è del comune, di, di, tante, di, di tanti segni, abbiamo lavorato insieme al, al logo del, del, al progetto che vedete accanto. Sì. Eh, il, eh, quello che ti volevo chiedere, perché le nostre conversazioni, soprattutto nel periodo in cui avvia, abbiamo avviato Arca, per me sono state molto formative sul senso della, della comunicazione, perché la cosa che è eh, straordinaria dell'attività di, di Paolo Di Vita è la capacità di sintesi, quella che ho sempre considerato l'elemento che poi ho cercato anche nella nostra comunicazione successiva, è la capacità di... Intervenire sulla parola scritta, quindi su quello che è il testo, per farlo diventare illustrazione. E questa è una cosa, credo, abbastanza. È quasi un archetipo della comunicazione, cioè è l'inversione della trasformazione del geroglifico in alfabeto, la riscoperta delle lettere invece come segno su grafico su cui lavorare per aggiungere un elemento di comunicazione mi è sempre sembrato un tratto diciamo, importantissimo della dinamica di comunicazione. Quello è un testo, alla fine il logo di, di Arca, ma basta un segno per farti evocare qualcosa che ti trasporta, una, un dinamismo, un movimento. E su questo ti volevo chiedere se riesci a dare in due parole, perché tutto il... Sì, una parentesi che si apre, qualcosa che ti accoglie o che ti porta in avanti, poi ci vedevamo tante cose, ma dopo una lunga discussione arrivava Paolo e mi portava un segno possibile. Eh, ce l'hai, ce l'ho, ce l'ho. Allora, io potrei chiedere, per esempio, dei ragazzi che faranno gli illustratori, c'è cioè, l'illustrazione... Ehm, o la grafica, è un'arte del mettere insieme segno o immagini o è un'arte del levare, no? Cioè alla fine eh, che cosa dà senso al, al, alle immagini, no? Quindi una prima eh, diciamo la prima cosa da fare è capire eh, il destino, no? il, il destino dell'immagine, dei segni. Mm? Eh, quindi Sì, sì, sì. Io sì. Mero, per cui, per, per, visto che c'è poco tempo, diciamo, eh, allora, le immagini e i segni cambiano il loro significato a secondo di, del contesto dove si trovano. Cioè, quindi la stessa immagine che voi eh, eh, realizzate, a secondo eh, del contesto fisico, culturale, psicologico, dove... Eh, no? Il, il Deve cambio adattata, certo. di, di poi per, per chiudere il concetto eh, dietro la, la, le, la, la narrazione e le immagini sono narrazione no, dal punto di vista della letteratura dell'infanzia, eh, diciamo la qualità dello sviluppo mentale di un individuo dipende da, dal, mm -hmm. da quello che legge, dalle prime cose che legge e dalle prime cose delle prime immagini che guarda. Sì. E quindi è importante che gli operati, questo, questo tipo di scrittori, chi scrive per immagine, abbia una, 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 una preparazione. Assolutamente sì. Eh, no, che sia deve legge, conoscere infatti, sicuramente il, cioè chi, chi deve leggere. Buongiorno a tutti. Mm, ciao Olimpia, buongiorno. Ciao Olimpia Zagnoli, buongiorno, io sono Rosanna, non ci siamo ancora visti. Eh, è un piacere averti qui e ci scusiamo per il ritardo, ma purtroppo finisce sempre così. Allora, Olimpia, eh, tu hai seguito il, eh, questo ultimo intervento, che tra l'altro penso che ti coinvolga direttamente proprio per il tuo modo di comunicare attraverso le immagini. Eh, tu hai un segno molto particolare nell'illustrazione, che piace. Piace tantissimo, noi eh, appena abbiamo comunicato che saresti stata ospite eh, c'è stato realmente un consenso unanime di rispetto a quello che è l'immagine che tu eh, riesci a dare e quindi a comunicare attraverso le immagini. Eh, noi abbiamo scritto conversazione con te. Eh, anche per, mettere, per creare questa voglia di, di comunicare e di parlare di cose che piacciono eh, tu fai un lavoro sicuramente che ti piace ehm, e che hai iniziato secondo eh, quello che è la tua biografia qualche tempo fa ma tu sei giovanissima eh, professionalmente hai fatto tantissimo e adesso ti do la parola anche per sentire la tua voce, perché attraverso le tue, le tue opere e i tuoi lavori ti conosco, ti conosciamo, e la presentazione Olimpia. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Eh, grazie di questo invito naturalmente. Eh, vi sto parlando dal mio studio e, dove lavoro tutti i giorni. E dopo anni di Lavoro da casa, appoggiata sul letto, sul comodino, eccetera. Ho finalmente di, deciso di concedermi uno studio e quindi sono qua da un anno e mezzo ed è qui il posto da cui lavoro. E, sì, eh, come dici tu, è, quello che dici tu è corretto: io mi diverto a fare il mio lavoro, è una condizione per me imprescindibile, nel senso che, ehm, probabilmente, se non mi divertissi, non lo farei. Naturalmente, ci sono degli aspetti. Ehm, diciamo tecnici di questo lavoro che ehm, subentrano nel momento in cui si comincia a lavorare tanto ovviamente che sono meno divertenti però fanno anche questi parte del, della professione dell'illustratore che è una professione ehm, freelance eh, nella maggior parte dei casi e che quindi ehm, costringe diciamo, l'illustratore ad occuparsi anche di tanti aspetti eh, secondari diversi rispetto a quelli che sono come dire limitatamente alla creatività ecco. L'Olimpia tu è nata nel 1984. Sì. E professionalmente, quando invece? Allora io ehm, ho frequentato qui a Milano il liceo classico e poi ho fatto lo IED di Milano eh, dal quale mi sono diplomata nel 2006 se non erro, 2006-2007. Eh, ho fatto più o meno un anno successivamente allo IED di ricerca del mio stile, ho, ho buttato via tutti i lavori che avevo fatto a scuola, ho ricominciato, <ride> ho cercato di mh, lavorare un po' su, anche sul rapporto che, eh, che avevo col digitale, perché io lavoro principalmente in digitale, quindi ho iniziato a perfezionare un po' questa tecnica che avevo in qualche modo soltanto toccato ehm, parallelamente a scuola, ma molto velocemente. Eh, e quindi diciamo tecnicamente nel 2008 è stato l'anno in cui io ho iniziato a far vedere i miei lavori e eh, ad avere le prime consegne, insomma. Quindi nel 2008 hai messo a frutto avevi imparato nel percorso eh, anche attraverso lo IED o hai poi approfondito il digitale come tecnica, cioè te la sei ritrovata dopo, quindi quando sei uscita dal percorso scolastico? No, eh, noi avevamo avuto dei corsi di Photoshop, dei corsi di Illustrator e Painter se non ricordo male. Um, ma probabilmente il contesto scolastico, proprio perché è un contesto scolastico, um, ti dà le basi, ma ovviamente non ti, in qualche modo, non crea una, non crea una, una circostanza nella quale ognuno di, voi vo ognuno di noi um, sente la libertà di potersi esprimere nel proprio modo. E quindi, sì, avevo toccato vagamente questi soggetti a eh, Scuola, ma in realtà poi li ho dovuti approfondire per conto mio per capire quale fosse il mio rapporto con il col mezzo. Ottimo, quindi anche a livello da autodidatta, quando no. sei con gli strumenti hai trovato gli strumenti adatti per sì. esprimerti. Sì. Eh, tu, i tuoi clienti sono svariatissimi, perché parliamo passiamo dal mondo femminile al mondo della comunicazione su grandi testate come il New York Times. Eh, oppure ehm, eh, parliamo di riviste femminili, eh, il tuo tratto, la tua personalità riesci ad esprimerla meglio in qualcosa oppure eh, ti piace, al, eh, quello che abbiamo detto prima, attraverso la comunicazione, utilizzare lo strumento, è dura magari chiamarlo strumento, quindi la tua forma di comunicazione che l'immagine, eh, a quello che sono le esigenze del cliente. Quindi, perché eh, tu lavori e eh, lavori a, a ritmi veramente serrati, con grandi risultati, perché sei molto vista e eh, dicevamo prima sei eh, molto ammirata per questo segno così particolare, ma tu, ripeto, hai eh, lavorare ecco, da freelance, eh, il confrontarti con un briefing. E cosa, cosa si mette in, in moto nella tua testa per poi trovare quel segno che a noi piace tanto? Ma eh, intanto grazie, ovviamente. E poi, ehm, allora, il, diciamo che l'illustrazione, essendo una professione. Commerciale o comunque che dialoga con, con dei clienti, nasce come una sorta di compromesso di comunicazione innanzitutto. Eh, nel mio caso um, ci sono stati dei, dei, dei momenti, specialmente all'inizio, in cui facevo fatica a coniugare questi due aspetti: cioè l'aspetto mio più libero diciamo, della mia creatività, delle cose che mi piaceva disegnare e delle invece delle imposizioni da parte del, del cliente, che, 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 che sia che che esso sia editoriale o anche pubblicitario e cose di questo tipo. Um, adesso devo dire che ho imparato un pochino di più a... Um, fondere questi due aspetti, cioè io tendenzialmente continuo a fare delle cose che mi piacciono, ehm, anche se a volte vado un pochino fuori dal, dal seminato, se a volte cerco eh, delle soluzioni che non sono proprio le, le più letterali o le più didascaliche, come dire, ehm, però in realtà credo che avere dei limiti, che sono i limiti che appunto impone un brief, che impone un cliente, ehm, in realtà siano, siano molto formativi perché è all'interno dei limiti, poi, che si prova um, a far spiccare la propria voce. Se non ci fossero i limiti, a volte risulta troppo complicato avere la pagina bianca e avere. Io, per esempio, sono. Sono mesi che cerco di dedicarmi nel tempo libero a dei progetti personali ma davanti alla pagina bianca sono completamente bloccata mentre invece quando in realtà poi ci sono delle, delle commissioni per quanto anche noiose possano sembrare all'interno del, del, del perimetro che, che il cliente traccia è poi divertente anche trovare le proprie soluzioni le proprie soluzioni e, e anche con la scadenza, perché il cliente poi ha una scadenza e quindi invece lavorare per se stessi si rimanda, si rimanda sempre e quindi non si riescono a ottenere i, i propri mh, obiettivi, raggiungere i propri obiettivi. Eh, Olimpia, io mh, volevo dirti chiederti una cosa, so che intanto adesso andrai all'Oied e mi hai detto che tu adesso non sei più... Allieva dopo anni chiaramente sì. ti ritrovi nel tuo stesso ambiente eh, dove tu ti sei formata. Quindi è una gran bella cosa perché tu parlavi dei tuoi allievi, quindi sei all'interno dello IED Io volevo fare un piccolo passo indietro: c'è una leggenda metropolitana che ti riguarda, ma non è una leggenda, perché fa parte, <ride> fa parte della tua biografia, e io l'ho trovata in tutti i siti eh, dove si parla di te. Eh, che tu hai avuto eh, diciamo il tuo primo contatto con il New York Times eh, semplicemente contattandoli e questa è una cosa che mi fa sorridere eh, mi fa sorridere perché molto spesso abbiamo, abbiamo paura eh, di fare un passo di andare avanti soprattutto quando si è giovani e eh, non ci si prova. No, 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 anche mettendosi dei limiti, perché siamo noi stessi che ci diamo delle frustrazioni mentali per non fare. E invece, tu sei, secondo me, un grande esempio. vi ho detto una leggenda metropolitana perché eh, a molti giovani potrebbe dire: Ma ah, guarda, questa ha, ha tentato questa strada, e la cosa bella è che l'art director del New York Times ti ha risposto. Sì. Ah, io ho avuto un colloquio con lui e hai fatto vedere quello che sapevi fare, e, e, io volevo invitare i giovani, perché tu sai, rivolgiamo ai giovani, tu sei giovanissima. Io dico sempre sono la mamma di tutti perché la mia età mi mette in questa connota in questa posizione. Mi fa grande piacere perché faccio questo eh, per far crescere il nostro territorio e per dare nuovi stimoli. E voi siete gli stimoli, voi gli illustratori oggi presenti siete rappresentate quello che significa realizzare il sogno professionale, andare appresso al proprio sogno. Allora questa leggenda è stata realmente così, tu hai contattato oh, direttamente loro e hai fatto vedere poi il tuo portfolio, il tuo book eh, sì. a loro eh, ed è lì è partito oh, questa grande esperienza americana. Sì, ehm, allora in realtà io appunto come dicevo nel 2008 più o meno ho iniziato a far vedere il mio portfolio in giro, cercare dei contatti eccetera, ehm, ho iniziato dall'Italia ovviamente, essendo io italiano ho iniziato qui, ho cercato di contattare il più possibile via mail, al telefono, anche di persona, art director, clienti, editori, lasciando, non so, dei piccoli libretti che avevo fatto nelle caselle delle poste, piuttosto che sotto le porte, eh, andando a citofonare a, non so, le case editrici che mi piacevano, eccetera. E vedevo che però questa cosa in realtà non, non sortiva molto effetto, cioè non, ehm, tutto sommato... Eh, facevo molta fatica a trovare dei clienti quindi ho pensato perché non provare all'estero naturalmente dall'italia noi dell'estero o nel caso del nel mio caso degli stati uniti conosciamo soltanto i nomi più grossi è anche più facile, come dire, andare a mirare su qualche, qualche entità, diciamo, maggiore. E quindi, ehm, conoscendo naturalmente il New York Times ed essendo fan sfegatata del New Yorker e dei suoi, de della sua storia dei suoi illustratori, ho contattato proprio queste due testate: prima una e poi l'altra. Ehm, sono riuscita ad avere un. Una mail, un contatto di uno degli art director perché sono moltissimi gli art director del New York Times. Quindi uno dei, eh, certo. degli art director, che tra l'altro è un illustratore che si chiama Brian Rea, che è molto bravo. E, e all'epoca era art director e gli chiesi: Io vengo a New York per una settimana: posso avere un appuntamento con te e farti vedere il mio portfolio? E, che all'epoca era un portfolio di, non so, 15-20 immagini al massimo, perché non avevo fatto tanti lavori, erano più che altro progetti personali. E lui mi disse: Sì, vieni martedì alle 4. E quindi io, martedì alle 4, mi sono presentata col mio portfoglio cartaceo a, al, al palazzo del New York Times, che è a Times Square a, a New York. E, e sono andata. E lui mi ha dato 5-6 minuti, insomma, ha guardato il mio portfoglio, come fa con tutti, come tutti fanno con tutti in realtà. È in Italia che questo meccanismo è molto più. Eh, come dire, fa ruggine, perché, Sì. fa ruggine, Perché? Sì. Perché anche perché non, ci, non tutte le relazioni hanno degli art director. Nel New York Times ci sono per ogni sezione ci sono più di un art director e quindi ovviamente è più facile anche delegare qualcuno per questa funzione. Invece se il nostro l'hard director con il quale noi parliamo fa anche l'editor, fa anche il giornalista e fa anche un, non so, è, e la sera pulisce è sì. ovvio che è difficile trovare <ride> non 5, ha minuti, tempo, certo. 5 minuti per vedere proprio il portfolio e quindi insomma è una struttura editoriale ma una struttura in realtà eh, professionale molto diversa e quindi ovviamente dopo aver fatto, iniziato a fare qualche lavoro con, con il New York Times e poi con il New Yorker successivamente, eh, per l'Italia, in Italia è stato più semplice: nel senso che avendo avuto un po' la garanzia dall'estero, gli italiani si sono più, un po' più fidati. Siamo un eh, po' sterofili anche. Molto sterofili, <ride> sì, sì. E quindi in realtà mi è andata bene anche per, questo, per questa cosa, nel senso che. Um, in realtà, forse il fatto di pescare prima all'estero per poi tornare nel proprio paese è, stato, è stata una scelta che all'epoca era molto azzeccata, sì. poi nel frattempo sono, sono sbocciati i social. Facebook, Twitter, Instagram eccetera, cosa che all'epoca non c'erano ancora, c'era forse Facebook ma eh, ai primordi quindi alla fine poi in realtà la comunicazione diventa anche molto agevolata anche dall'estero, ci sono molti più modi per rimanere, ehm, rimanere aggiornati quindi non è necessario andare a New York e bussare alla porta come magari ho fatto io ma ci sono anche tanti altri metodi molto più economici e molto più semplici sì. per far conoscere il proprio lavoro che poi è quelli che vorremmo promuovere proprio nell'arco di questa mattinata. Olimpia, tu per rappresenti nella tua carriera eh, fino a quello che hai realizzato fino adesso, quindi eh, sarebbe bellissimo vedere una mostra tua chiaramente eh, soltanto di tavole tue e quindi ti auguro anche il tempo di poterti dedicare a una rappresentazione eh, del tuo progetto. Ma tu rappresenti appunto quello che è il tema della nostra giornata, per questo noi abbiamo desiderato tanto averti eh, perché tu appunto illustri... Eh, i periodici, eh, illustri articoli, eh, eh, illustri scritti eh, che non siano libri, ma poi illustri anche le copertine dei libri. E, mh, qui da noi, perché io chiaramente ho lavorato anche sul territorio siciliano, è ben poco eh, utilizzata la figura dell'illustratore per questo tipo eh, di lavoro. Eh, nel senso illustrare un articolo di giornale, eh, ehm, quindi quello che tu hai fatto all'interno, scusate non si sente più, questo forse si sente meglio, eh, era esattamente cosa, il tuo il primo lavoro con loro, il, hai illustrato un articolo di giornale o era una copertina, eh, un, sì. Sì, sì, è una, una sezione che si chiama Op-Ed, cioè è la sezione delle lettere all'editore sì. alle, eh, ehm, e sono le, delle illustrazioni eh, quadrate, molto piccole, in bianco e nero, che è un, un classico, uno standard del New York Times eh, e poi da lì ho fatto anche tante altre cose con loro e eh, adesso ho… Lavoro con loro ogni settimana e invece è un'altra sezione, quindi è una sezione invece sempre del quotidiano ehm, che, si, che parla di... le tematiche sono diverse, ci sono degli articoli di tecnologia, sociologia, antropologia, quindi ogni giorno c'è... ogni settimana c'è un articolo completamente diverso dall'altro. Uh -huh. A colori invece questo con diversi formati, ogni settimana un formato diverso in base alla grafica. E all'impaginazione della pagina, ehm, e quindi sono esercizi diversi ogni, ogni settimana in sostanza. Tu hai una preferenza? C'è un eco forse. Eh, hai, tu cosa preferisci? Il tuo lavoro, il tuo modo di porti nei confronti della comunicazione visiva con l'illustrazione? Hai una preferenza? Tu ami più dedicarti a qualcosa che non a qualcos'altro? Ma mi piacciono in generale eh, mi piacciono, beh, gli articoli, per esempio, um, diciamo, a tema scientifico sono molto interessanti perché sono, io non so niente di scienza e quindi ovviamente è, un, articolo, è un, un tema sul quale sono piuttosto ignorante, quindi innanzitutto leggendoli imparo delle cose e poi ho anche una, sono anche degli articoli che raramente, dei temi che raramente sono stati illustrati e quindi è bello poter dare una sorta di visualizzazione. Eh, a un tema magari molto astratto, molto tecnico, molto specifico. Eh, in generale mi piacciono gli articoli all'interno dei quali io posso un po' più sbizzarrirmi e posso fare, eh, dare un'interpretazione che come dicevo prima non sia eccessivamente didascalica o letterale. Per esempio gli articoli di finanza mi interessano molto meno, nel senso che <ride> ovviamente eh, lì c'è cioè, spesso la necessità di illustrare delle cose eh, molto letterali, no? quindi non so, per dire... Che ne so, il crollo dell'euro piuttosto che non lo so, quei posti di lavoro per Uomini e donne all'interno <ride> dello Stato X degli Stati Uniti, ovviamente è mm. molto più didascalico. Eh, in genere preferisco delle cose più così, astratte. Ecco. Assolutamente. E, mh, hai qualcosa da, mh, da dire appunto ai giovani e ai nostri, diciamo, sia presenti qui e chiaramente poi siamo in streaming, quindi ti vedono. Eh, ovunque. Hai qualcosa, un consiglio, qualcosa che ti sentiresti di dire per evitare che qualcuno faccia magari qualcosa che si può evitare e per accorciare un po' i tempi rispetto a, agli obiettivi da raggiungere? Un trucco. Ma, allora, Una cosa che io vedo, che io vedo tanto anche nei miei studenti all'OED e. In altre scuole che, che ho frequentato, ehm, è che spesso e volentieri noi andiamo subito abbiamo la tendenza come illustratori ad andare subito con l'occhio all'estero, no? E quindi ci si guardano, non so, i, i trend del momento, le mode del momento, nella grafica, nel design, nell'illustrazione, eccetera. Eh, una cosa molto importante che mi ha aiutato anche nel trovare lavoro, cioè nell'avere una mia identità. Um, è stato proprio quello di um, invece andare a riscoprire certe cose della mia cultura cioè andare a, a riscoprire certi illustratori, certi grafici, eh, fotografi anche artisti italiani sul territorio da, 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 dal 600 ma anche prima ad, ad adesso e mi viene in mente proprio perché voi siete in Sicilia eh, che è una regione meravigliosa, con una tradizione incredibile. Eh, per i giovani illustratori siciliani direi, guardate che non c'è bisogno di guardare così tanto distante, perché avete tutto attorno a voi. Eh, quindi vi consiglierei di fare di questa, di questa cultura che vi circonda il, proprio il vostro segno distintivo, cioè eh, come dire, imparare da quello che vi circonda a, a creare una vostra identità personale. E, e poi a proporla al resto del mondo, ma lavorare molto su quelli che sono i vostri riferimenti. Gli americani sono famosi, diventano famosi perché eh, lavorano sui loro riferimenti, lavorano sulle loro, le loro icone, sui loro anni 50, sulle loro Cadillac, eccetera, e hanno costruito un immaginario enorme su questa cosa che ci attrae molto come italiani, ma sì. in realtà noi abbiamo un sacco di cose eh, fondamentali a livello culturale. Ed è molto importante secondo me che si conoscano queste cose, perché l'illustrazione non deve attingere da altre illustrazioni, deve attingere dal mondo della cultura e della comunicazione in generale. Quindi come illustratori noi dobbiamo conoscere i fotografi, dobbiamo conoscere i registi, dobbiamo conoscere eh, anche, non so, per dire le case di moda italiane, eccetera. Cioè, dobbiamo attingere da tutto quello che è comunicazione e, e creatività. E l'Italia è, è il posto perfetto per fare questo. Quindi, eh, spesso e volentieri vedo dei, dei, giovani, dei giovani studenti un po' pigri che non si rendono conto di quello che li circonda. E, e vogliono mirare subito a, non so, andare a fare i cartoni animati a San Francisco. Che è una cosa bellissima. E la auguro a chiunque abbia talento in questo senso, però c'è tanto che noi possiamo portare ed è proprio il motivo perché poi scelgono anche degli italiani all'estero per fare questo lavoro. Io per gli americani sono, io come tantissimi altri illustratori italiani e europei, sono esotica per loro praticamente, perché <ride> la, della mia cultura faccio anche il mio tratto, il mio segno certo. e quindi non dobbiamo dimenticarci secondo me questa cosa. Ok, Olimpia, hai qualcosa sul tuo tavolo che vuoi farci vedere? Oddio, <ride> è meglio di no. No, forse questo è più comodo: cioè lo sketchbook con ah. tutte okay. le varie consegne, gli schizzi. Ecco, forse è la cosa Fantastico. più ordinata che c'è in questo momento. <ride> sul... Fantastico. Ma sono tante, tutti gli appunti di, di lavori diversi di cose che stai facendo che devi fare, che hai fatto è un eh, unico sì. lavoro, ah no, sono tanti pagina, ogni pagina è un committente sì. o con lo e cose di questo genere. Insomma. più o meno mi organizzo così faccio, compro 200 mole skin come questo. <ride> no? sappiamo eh... cosa regalarti allora quando vieni qui <ride> ecco, cose ecco. di questo genere li riempio in non so, due settimane, un mese sì. e mi aiutano molto a tenere, a tenere traccia non solo dei lavori ma anche del, dei, dei pensieri dell'ispirazione dell del momento insomma. ok, grazie Olimpia grazie, grazie a tanto. voi grazie a voi e buona giornata eh... Un saluto, eh, ci sono domande per Olimpia, avete qualcosa, volete chiedere? Sì, ce n'è una, una soltanto, ancora 5 secondi. Sì. Salve, volevo chiedere se ha avuto a che fare con l'illustrazione interattiva, qual era l'approccio con questa dimensione diversa, quindi quella temporale o interattiva. Uh, mi è capitato di fare, non è proprio diciamo, interattiva, però mi è capitato di fare delle icone per un'applicazione del New York Times che si chiama The Scoop, che è un'applicazione sui ristoranti, i posti dove andare a mangiare, a bere un cocktail così, ehm, recensiti da chi lavora al New York Times e quindi ho dovuto fare tutta l'immagine diciamo, grafica dell'app, eh, dai tasti ai vari bottoni, il logo eccetera. Eh, però in realtà è interattiva fino a un certo punto nel senso che è interattiva nel momento in cui viene programmata ma in realtà eh, il mio lavoro è stato creare delle illustrazioni bidimensionali eh, sul New York Times a volte capita di poter fare ehm, la versione animata della propria illustrazione quindi ehm, c'è un'illustrazione statica che va in stampa e poi invece sul web c'è cioè la versione animata, quindi mi è capitato anche in questo senso di fare delle piccole GIF che non sono interattive ma sono animate, quindi insomma è un livello eh, narrativo superiore rispetto all'illustrazione piatta. Eh, inoltre poi ho fatto dei piccoli esperimenti, ho fatto dei video musicali, delle cose di questo genere, quindi diciamo che era un'illustrazione un, un po' più stratificata, si parte dall'illustrazione per farla diventare una cosa diversa delle animazioni cose di questo tipo però proprio interattiva eh, non so esattamente che cosa intenda eh, questo ok eh, hai risposto ok Olimpia noi sappiamo che tu adesso avevi un impegno quindi ti ringraziamo ho anche gli esami o gli esami all'OIED ah, ecco dell'incastro soltanto l'ultima cosa eh, se c'è la volontà di venire qui in sicilia a, anche a fare formazione con noi. Eh, quindi prendilo come una proposta e facci sapere quando, che noi siamo assolutamente a disposizione. Eh, grazie okay? mille. Allora, torno, Tornerò molto volentieri in Sicilia. Ma ah, ci si stata già? Sì, 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 sì. Ma come turista o per lavoro? Come turista, come turista. Ah, ecco, e allora no. ti facciamo lavorare noi. <ride> Ciao Olimpia, grazie infinite. No, okay. Buona giornata. No, no. Ciao. Allora, ehm, io direi una cosa, non so, eh, mi ha emozionato chiaramente parlare con lei perché eh, anche questa è una piccola magia che noi facciamo all'interno di Illustramente per le nostre attività. Amiamo inseguire i sogni, semplicemente, quindi ognuno ha i propri. Qui parliamo di illustrazione e vedete come sono le persone che lavorano nell'illustrazione hanno sempre voglia di, di fare, di avere carta tra le mani, colori tra le mani per realizzare... Qualsiasi cosa. Poi lavorare su committenza, come nel caso della grafica eh, di cui abbiamo parlato con Paolo Di Vita, eh, quindi lavorare con commissioni anche più rigide, con obiettivi da raggiungere, far vendere e altre cose, sicuramente è un messaggio comune alla comunicazione visiva. Io vi chiedo pochissimi secondi perché eh, se non sbaglio dovremmo fare, lì, fare il, il collegamento con eh, Paolo Daltan che aveva degli impegni lavorativi. E siccome il lavoro è importante, non è che quello che stiamo facendo noi non è il lavoro, però chiaramente noi andiamo a fare i collegamenti con persone che abitano eh, a Milano e eh, che sono stati disponibili a darci il loro tempo, eh, però magari hanno una scaletta anche loro da rispettare. Se è possibile, intanto io, mh, grazie ad Olimpia, ripeto che è stata con noi, riuscita a incastrarci. E un altro personaggio eh, che io ho voluto oggi qui è Paolo Daltan, eh, purtroppo non qui di persona, perché voi sapete, la Sicilia per molti versi eh, è un po' lontana diciamo, da, dal resto dell'Italia. Eh, alcune volte costa di meno far venire gente dalla, da, da, da fuori l'Italia che non dall'Italia stessa. È, è una grande pecca, però fortunatamente ci sono gli strumenti di comunicazione che oggi ci fanno superare queste eh, difficoltà. Il collegamento Skype, la stessa Olimpia ci ha parlato di, eh, prima c'era solo Facebook, oggi avete a disposizione il mondo per lavorare. La cosa più importante è formarsi, studiare, avere degli obiettivi da raggiungere e cercare grandi maestri. Eh, io sono sempre per la proposizione dell'andare a bottega. Olimpia Zagnoli vi ha detto che anche lei ha studiato, ha studiato anche in posti eh, importanti e poi si è, ha continuato da autodidatta a studiare per raggiungere proprio quella perfezione. E poi non si smette mai di imparare, su questo non c'è dubbio. Allora, Paolo Dattan, dicevo eh, oggi, è qui con noi eh, come illustratore e eh, come socio AI, anche che è l'Associazione Autori di Immagini eh, Italiana, un'associazione che eh, mh, ci dà il patrocinio e ci ha dato il patrocinio nei vari eventi che abbiamo organizzato e eh, nuovamente nel caso specifico per Illustre meeting Ciao Paolo. Eh, ben trovato Ciao, eh, noi non ci conosciamo però eh, è bello anche così mm, no, non, non bisogna essere timidi eh, cerchiamo di superare anche se poi illustratori siete alcuni sono proprio non vorrebbero uscire dal proprio studio e eh, 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 parlare ecco eh, però insomma la timidezza si deve cercare di superare soprattutto quando eh, si deve Parlare di se stessi per essere anche da esempi, esempi positivi da seguire, perché oggi abbiamo bisogno veramente di avere degli esempi positivi da seguire, quando purtroppo siamo sempre frastornati da cose brutte che succedono nel mondo. Quindi esempi buoni, esempi positivi e esempi di belle cose. Paolo D'Altanna, ehm, io ho detto oh, questo relativo all'associazione di autori di immagini però la tua carriera ehm, inizia un po oh, prima rispetto a quella di eh, Olimpia Zagnoli <ride> eh, no così per non sentirmi me, per, mi vorrei sentire meno sola e poi finisce che sono sempre la più vecchia no tu sei molto più giovane di me però eh, Paolo tu hai iniziato eh, a lavorare e ad affermarti nel mondo della comunicazione pubblicitaria all'interno di un'agenzia pubblicitaria. E come illustratore mi hai detto, tu hai iniziato a, a illustrare all'interno di un'agenzia pubblicitaria e sei stato anche punto di, hai ricevuto diversi premi, e, insomma nella, nella, nella tua carri carriera hai, avuti, hai avuto tanti premi. E, intanto benvenuto e mh, partere, partirei da questo. Questi premi che hai ricevuto fin dalla, dalle tue prime basi, eh, che importanza hanno eh, rispetto a quello che è lo stimolo per andare avanti? Oh, caspita. Beh, buongiorno a tutti e grazie del, dell'invito. Uh, mi sentite bene? Eh? Perché ho le Perfettamente. Okay. Allora, beh, sicuramente i, i premi sono stati un... un una spinta e un volano per poi fare altre cose, è stato una... anche inaspettati, tra l'altro devo dire, eh, in un settore come quello pubblicitario all'epoca dove, eh, essendo abbastanza in là con, con l'età, <ride> all'epoca si, si usava ancora l'iperrealismo, però era capitato il momento in cui eh, cominciava un'illustrazione di altro genere, più evocativa, e, e quindi mh, un calendario fatto con uh, una coppia creativa che erano Maurizio Alborgo e, e lo scomparso Enzo Baldoni eh, mi permise di vincere un primo premio della Directors Club italiana e da lì poi andare avanti con altri, altri lavori. E eh, io no, no, non, non se volete vi faccio vedere, vi faccio vedere anche delle immagini delle, di, di quello che era il, il tipo di vediamo se riesco a condividere. Eh, con piacere. Con piacere. Allora, eh, l'intervento che io avevo eh, diciamo di cui volevo parlare con te era proprio questo passaggio, perché i ragazzi che sono all'interno della platea molti eh, vogliono accedere al mondo della comunicazione visiva, della comunicazione pubblicitaria, e, e quindi anche attraverso vari, eh, sia il web sia la, la carta, quindi diversi eh, stimoli. Tu hai fatto proprio questa carriera. Quindi per questo che... inizia a parlare dall'agenzia, uh, dalla comunicazione. Sì, allora, Facciamo così, ti sì. faccio vedere okay. come lavoravo una volta e dove lavoravo. Se riusciamo. Una volta. Non so se si riesca a vedere, ho fatto una condivisione della scrivania, non si vede nulla. No, eh no vediamo la tua Mi scrivania, sei... sì esatto, adesso sì. No, questa qua era, allora io adesso non sono in studio, poi vedrete come è il mio nuovo studio. Però, questo qua era, era il mio tavolo di lavoro all'epoca. Io lavoravo in tradizionale, ho cominciato a lavorare in tradizionale, quindi utilizzavo oli acrilici, queste cose qua, matite, pennarelli. Ed ero, e lavoravo poi in verticale per la colorazione sul cavalletto. E, e questi erano i lavori che facevo per pubblicità, per cui lavoravo su tela, su, prevalentemente su tela, per questioni di comodità. E questi qua ecco, questi erano, sono stati i primi lavori che mi hanno poi dato, mi hanno fatto vincere dei premi all'Ard Directors Club. Ed erano di pura fantasia, cioè ispirati al mondo diciamo, acquatico di, di volatili, assolutamente assurdi e surreali. Questi sono acrilici, acrilici molto tradizionali. Questo fu un altro premio per, per la rivista Avvenimenti. C'è cioè un riferimento ben politico anche per l'area di, di orientamento della testata. E, e poi a poco a poco, questo ancora algida, diciamo le soddisfazioni maggiori poi ci furono nel momento in cui eh, preferirono dei miei lavori anche a delle fotografie. Mm. Oppure nel momento in cui mi venne lasciata in alcuni casi piena libertà rispetto a un brief, perché il problema della pubblicità, cioè soprattutto sentito molto anche dagli studenti di illustrazione, è: ah, no, la pubblicità no, perché è vincola, perché è troppo restrittivo e tutto il resto lo devo. Eh, invece dipende, dipende tantissimo eh, da tante cose, ecco questo, potete notare la, quanto è antica questa immagine dal tipo di cellulare che c'è di fianco alla papera, questa è una cosa da team vecchissima. Perché facevo queste cose? Eh, poi a poco, ma questa è una roba proste via. Queste sono, state, Poi, sono illustrazioni che sono state realizzate, dicevi eh, ne, con i metodi tradizionali? Sì, Quindi, sì, sì, queste sono vecchissime, sì. cioè sono cose che adesso in digitale si farebbero in maniera uh, completamente um, diversa e più semplice, tre, utilizzando anche 3D o cose di questo genere però all'epoca andavano bene. Ecco, vi faccio vedere questo, perché questa immagine io la sviluppai per un cliente di, di Spumanti, mi ricordo ancora, anno 2000, e eh, feci tutto lo studio in digitale. Avevo già cominciato a usare il digitale, il digitale lo usavo, avevo cominciato a usare tra l'altro prima in editoria che in pubblicità. Mandai il, il lavoro al cliente all'agenzia. Eh, L'agenzia disse: Ok, va bene, però dice: Ma non c'è l'originale? Eh no. Beh, insomma, mi fecero rifare tutto il lavoro in tradizionale nell'arco di neanche due giorni, perché eravamo in, in tempi strettissimi. Per dire l'assurdità, ai tempi veramente, parliamo del, del 2000, ma il, il computer non era così diffuso come uno possa, se, possa immaginare, soprattutto nelle agenzie. Uh, vabbè, questo è il mio, il mio studio attuale. Uh, è un po' diverso. Grandi vista, sì, molto diverso. <ride> Ma non, non c'è no, eh, no, no, l'odore no, di vernice? No, l'odore no, dei, no, dei no, colori? No, allora, Ma utilizzi sol, no, soltanto digitale, no? Utilizzi anche tecniche eh, tradizionali anche adesso? Poco. poco. Allora, poco. Ci sono dei, dei motivi pratici. Uh, sia di spazio che di tempo soprattutto quello che faccio è naturalmente questa scrivania è stata messa in ordine <ride> quando feci la <ride> forse me ero appena trasferito qua non mi ricordo più uh, però normalmente vediamo se si può ritornare l'immagine non mi ricordo come si faccia qua forse mi basta chiudere un consiglio tecnico deve chiudere per ritornare all'immagine uh. grande sì. stop sharing screen ok, okay uh, normalmente eh, come facevo prima, prima il moleskin stiamo pubblicizzando i moleskin <ride> ho, ho fatto schizzi faccio schizzi su, su moleskin o piccolissime o, oppure un po' più grandi sì. e sì. dopodiché li, li importo nel, nel computer uh, uso in realtà anche a quattro però sono un po troppo grossi <ride> per riuscire a concentrare lo sguardo e concentrare anche il segno in una, una, una vignetta ben, ben definita quindi lavoro molto sì ormai lavoro molto in digitale quello All... lì non si è... Paolo se eh, tu sei un, un freelance lavori per tanti clienti sì. Eh, il tuo rapporto col mondo del lavoro, perché noi nella presentazione chiaramente anche eh, il tuo curriculum eh, al di là dei premi che ripeto sono anche molto svariati riguardo il settore. Eh, tu appunto hai spaziato dalla comunicazione pubblicitaria all'editoria, sia come illustrazioni, sia come copertina, quindi sia tutto il libro, l'illustrazione di, li di tutto il testo, sia quello della comunicazione visiva, quindi per, per la sintesi che deve avere la copertina. Quindi eh, tu a, lavori, il, sei un libero professionista, giusto? Perché eh, sì. la, tua, eh, diciamo, la tua professione è stata costellata da tante agenzie, hai lavorato all'interno di tante agenzie pubblicitarie eh, in, in passato. Poi sei eh, nel mondo del libero professionismo, giusto? Beh, in realtà, io ho cominciato eh, nell'ambito pubblicitario a lavorare vabbè, prima come freelance in uno studio di visualizer. È stata un'ottima palestra con, con il mitico Baldostella, nel senso che lì, diciamo, era un po' una catena di montaggio, perché i visualizer devono eh, risolvere in brevissimo tempo i problemi di visualizzazione, per cui dal layout lo storyboard. E, e io ero uno degli addetti principalmente alle, alla costruzione dell'immagine, quindi alle matite. Dopodiché ero entrato sempre con lo stesso gruppo all'interno di un'agenzia che ormai non esiste più, era la FCA eh, Sabatini Baldoni Panzeri, dove ho collaborato per parecchi anni e dove ho cominciato poi a eh, fare illustrazioni, perché in realtà quello che mi interessava era, era quello, cioè fare illustrazioni, cominciare a fare illustrazioni. Cioè il percorso rispetto a quello che diceva prima Olimpia è… è è stato diverso, ma diverso uno per, per i tempi, due, perché non esistevano poi tutti gli strumenti di promozione e di comunicazione che mh, ci sono adesso. Cioè, io parlo di metà anni 90, cioè io ho cominciato anche prima, però a metà anni 90 non c'era ancora internet se non in fase embrionale, eh, mh, per cui mandare dei file pesanti era impossibile o comunque contattare. Non era così facilissimo, si tantissimo ancora il fax, oggetto obsoleto ora. E quindi cominciai a lavorare in agenzia e anche lì fu molto, molto stimolante, molto stimolante la cosa. Nel frattempo poi cominciai a collaborare con altre agenzie, Mecca, Ericsson, Bates compagnia Bella, come freelance, sempre come freelance. Eh, ma anche con l'agenzia con cui lavoravo principalmente ero comunque un freelance esterno. Eh, avevo quasi un'esclusiva con loro, ma comunque ero, ero un, un esterno. Sì. E, no, devo dire che sono stati anni, anni stimolanti. Poi, a poco a poco, mh, è sempre stata una mia passione fin da piccolo: l'idea di disegnare, illustrare libri. Sì. E, e quindi mi sono spostato poi su un altro settore completamente diverso anche perché sono dell'idea che eh, è sempre stato dell'idea che un illustratore ad un certo punto non, non si debba limitare un unico uh, ambiente di lavoro certo. un unico settore di lavoro possa spaziare e, e devo dire che i primi tempi è stato era, era abbastanza uh, Difficile per un illustratore pubblicitario con un portfolio principalmente pubblicitario. Certo, questo la, te lo stavo in chiedendo, infatti, la, la scelta che hai fatto appunto come è stato un passaggio tuo. Quindi ti sei preparato, oppure hai, hai così ti sei indirizzato verso l'editoria? Perché hai detto? Parlavamo di sogni, voglio illustrare un libro, cerco il cliente che me lo faccia fare nel caso specifico. Sì, in realtà lì è stato abbastanza esplorativo. Eh, forse peccai un po' di presunzione, non lo so, però eh, l'errore iniziale fu quello di non preparare, cioè di fare dei soggetti eh, tra virgolette editoriali, ma con un gusto troppo eh, non so neanche come definirlo, troppo realistico, cose di questo genere. Che all'epoca era proprio zero, assoluto, <ride> <ride> proprio non mi consideravo minimamente. <ride> E in realtà poi la perseveranza ha pagato, nel senso che ho fatto diverse proposte, diversi uh, incontri. Devo dire che chi, uh, chi per primo poi mi ha accolto veramente è stato uh, da un lato, vabbè. La conoscenza con un autore che è Roberto Piumini. Eh, ehm, bella conoscenza. Che, sì, che mi, mi ha proposto un libro, piccolo, in tascade, ma soprattutto in realtà il contatto con gli stranieri, eh, nel senso che mi hanno spinto ad andare avanti. Cioè nel momento in cui io non trovavo risposta da editori italiani... Eh, Anche tu sei andato fuori quindi? Andai alla Fiera di Francoforte, sì. Fiera del Libro di Francoforte, e, e lì con, ebbi dei contatti prima con uh, Thomas Peterson Seniors, della Creative Edition, e, e invece a Bologna con uh, Green Press. Green Press, casa editrice di Taiwan, che ha pubblicato tantissimi autori italiani. e All'epoca uh, mi fece fare un, forse il primo libro, non mi ricordo più se furono loro chi e da lì poi da cosa è nata cosa, insomma. Ti sei ispirato a qualcuno per quanto riguarda eh, il passaggio, insomma, dall'ambito dall pubblicitario e la comunicazione quindi visiva all'editoria, il, illustrare storie, storie, per bambini. Perché con Roberto Piumini sicuramente il, eh, il lavoro è stato quello, quindi di illustrare un racconto ti sei ispirato sì, a qualcuno sì. in particolare come nella... segno dici sì. come, come... ma eh, allora, in, nel particolare no in generale a me sono sempre piaciuti eh, gli autori classici americani cioè um, sì. Wyatt uh, Pyle un um, tipo di illustrazione pittorica fondamentalmente eh. in realtà sì. mi diverte di tutto di più, mi piace guardare di tutto di più Uh, tra l'altro, riallacciandomi a quello che diceva prima Olimpia uh, sull'italianità, questo è sì, fondamentale sì, perché uh, ebbi proprio un'esperienza uh, negli Stati Uniti di questo tipo. Io avevo un portfolio che era molto americano, sì. pur essendo italiano, e questo non, non andava bene. Uh, e quindi avevo un. Niente, io guardavo molto quegli autori. Parrish, uh, Compagnia Bella, e più che altro anche perché, come formazione, sono autodidatta, per cui mi sono sempre curiosato. Io spaziavo sì. da, dai fumetti Marvel storici a, a queste robe underground. <ride> no, a un, a, a un grande lavoro di, di documentazione, di informazione, guardare per ispirare, per. per... Sì. Formarsi poi, perché sì, sì, poi è per formazione. Questo è, fondamentale. Sì. questo è fondamentale, bisogna guardare, bisogna essere curiosi, e non, non chiudersi a riccio o chiudersi ad, ad altre strade. A me in realtà piacerebbe fare anche cose completamente diverse, con segni minimali, poi ci sono logiche anche di, di, di mercato di lavoro che impediscono anche di, di, di fare altre cose. Però è importante, importante essere curiosi, eh, e guardare, la... guardare tantissimo, fotografare, guardare foto, film, mostre e tutto il resto. E, per quanto riguarda la, il mondo dei giovani, eh, perché chiaramente la nostra platea è fatta di giovani che partono, tu uh, uh, e anche Olimpia Zagnoli uh, avete parlato del fatto di come oggi ci siano tanti strumenti di comunicazione anche nelle tecniche sì. di, eh, di lavoro, nel senso che prima si lavorava a mano, io personalmente lavoravo con i trasferibili quando facevo la pubblicità, oggi sarebbe impensabile, eh, non li conoscono neanche chiaramente con i letraset, <ride> ecco. eh, quindi oggi sembrerebbe che le nuove generazioni sono avvantaggiate perché hanno tanto di più rispetto a quello che c'era 15 anni fa, parlavamo di 15 anni fa eh, nel caso tuo, 2008, quindi molto più recente, addirittura Olimpia. Ehm, però io credo, io vivendo molto con i giovani e con il nostro territorio, mi rendo conto che in effetti non è così, perché lo strumento ce l'hanno, però molto spesso questo strumento non lo sanno usare, ma non lo sanno usare o lo usano in maniera impropria. Allora tu, con la tua esperienza, perché chiaramente... Il caso specifico io sono nata nel 59, quindi a, diciamo o nel, a metà del secolo passato potrei dire. <ride> e adesso eh, eh, quindi <ride> il mio consiglio è di sfruttarli. Tutti gli strumenti che si hanno a disposizione, perché eh, dal computer, ma internet, eh, programmi di grafica, tutto quello che chiaramente è la comunicazione è la, eh, nuova, multimediale. Abbiamo perso il collegamento. Sì, io secondo <ride> Non... Ri... Eccolo qua, arrivo, arrivo. No, 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 non, beh, pensavo non so che non, hai... no, non mi sentissi. Eh... No, no, ti sento, ma ero andato via. <ride> Infatti, ancora non sento. Ecco. Okay. Eh... Quindi sembrerebbe che loro sono avvantaggiati, però generalmente a, anche noi siamo, siamo di giovani, chiaramente sappiamo quanto è fastidioso sentirci dire ah tu hai tutto, perché non lo usi, perché non lo fai, eccetera. Tu oggi con la tua esperienza, perché tra l'altro io so che tu al anche all'interno di Luca Comics eh, Junior... Eh, lavori tantissimo all'interno di Luca, ha parlato prima di Bologna, eh, so che tu sei, eh, non ricordo il termine, scusami, per quanto riguarda un programma eh, di grafica, ah, di, di, di illustrazione, illustrazione eh? di disegno. Sì, di disegno. Sì, di, esatto. Di, sì, sì, sì. Quindi tu sei diventato padrone dello strumento, cioè tu, pur sì. partendo da un'esperienza e da una preparazione diversa, hai utilizzato e stai utilizzando... Tutti gli strumenti. Quindi, cosa ti senti di dire a loro che ci ascoltano in diretta e chiaramente anche a tutti gli altri che sono in collegamento? Beh, eh, il discorso è, è semplice. Allora, il computer è uno strumento, uno strumento di lavoro è comodissimo. Eh, io sono convinto che delle basi di, di tecnica tradizionale siano comunque necessarie per un certo tipo di illustrazione. Che è fondamentalmente è l'illustrazione figurativo pittorico. Uh, il problema qual è? Che spesso uno si ferma a quello che è la superficie del risultato che ottiene in digitale, e perché è facile, cioè il rischio del computer, i programmi, ci sono tantissimi programmi che ti mettono a disposizione tantissime opzioni, tantissime possibilità, e quindi eh, uno prende quello che trova subito eh, perché gli consente di ottenere un effetto e va bene, ma poi non va oltre. Eh, è una questione di, 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 anche qui di curiosità, di approfondimento di, e soprattutto di capacità di, di, di capacità di confrontarsi, cioè di avere, diciamo, forse l'umiltà di accettare delle critiche. E comunque di eh, essere in grado di, di confrontarsi in maniera critica anche con altri, eh, che non è sempre facile. non è sempre facile. Allora il problema degli studenti è che spesso sono sovraccaricati di cose da fare, <ride> e, rincorrono consegne e scadenze, perché comunque all'interno di, di scuole tipo IED o. Oh, oh, o NABA o ISIA o cose del genere, hanno, hanno tanti corsi con tanti eh, compiti, tra virgolette, da, da, da svolgere. Però eh, forse bisogna, ogni, ogni tanto bisogna cercare di fermarsi e concentrarsi meglio su determinate cose. A livello, come studente difficile, eh, un, in genere è una cosa che si fa dopo, almeno eh, parlando con ex studenti, lo stessa Olimpia. Uh, dopo aver fatto lo YAD ha emesso, ma tutto. Ma perché è così, cioè non, non, non si scappa. Il problema del computer è, può essere questo, anzi, spesso è questo. che problema, Ad esempio, uno dei grossi problemi all'inizio era il fatto che le ombre venivano date col nero, cioè c'è ombra, ah, mettiamoci dentro un sacco di nero e poi si vedono delle cose in stampa orrende cose non va bene lì bisogna capire come usare i colori ehm, capire l'uscita di stampa anzi comporta le competenze in più rispetto al tradizionale in alcuni casi è tutto, tutto qui eh, andare oltre andare oltre, eh, assolutamente sì. e porsi degli obiettivi e spostarli quando si raggiungono a breve scadenza sì, sì, e sì, arrivare sì. poi a lungo è il uh, ci puoi fare un'anticipazione? Perché tu um, ti sei dedicato completamente all'editoria, eh, da quello che ho visto chiaramente, eh, Molto, le, eh, sì. eh, 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 dalle copertine, però anche ai libri illustrati, eccetera, che mi sembrano che oggi sono più nelle tue corde, sono entrati nelle tue corde, chiaramente come ci hai detto prima. E, hai un, diciamo, un progetto in cantiere? C'è qualcosa che possiamo pensare che tu presenti qui a Palermo e ce la vieni a, fa a far vedere? Beh, volentieri. E quando? Io no, <ride> non lo so, questo è dove ci dobbiamo... E' in uscita, c'è qualcosa? Possiamo aspettare no, allora, qualcosa? Adesso, adesso eh, vabbè, a parte dei libri che usciranno, un libro che uscirà a settembre per, per le, eh, le edizioni. Adesso sto lavorando su un progetto invece eh, personale eh, che è Salis, ehm, è una collana di, di, di libri scritti da Daniela Morelli che è un'autrice eh, per ragazzi che eh, ha scritto per Mondadori eccetera. E come, studio cioè io e la mia compagna Rot, stiamo sviluppando poi una versione digitale abbiamo già fatto il primo episodio che si chiama Salis in fuga e adesso stiamo, abbiamo affrontato il secondo episodio uh, vediamo se riesco a farvi vedere un'immagine sì allora. share screen start che è questa qua si vede? Ah sì, l'avevo vista, sì, sì. Ok, questa qua è allora, che cos'è? Questo è un progetto bizzarro da un certo punto di vista. Nel senso che eh, sono nat è nata prima come app, poi abbiamo fatto una, una versione ebook, quindi mirata solamente alla lettura del testo, e poi da qui è nata anche un'opera lirica per ragazzi. A puntate, Ed, eh, <ride> Per cui è stato un esempio di autoproduzione crossmediale eh, interessante. E per me è interessante perché, ritorno un attimo allo schermo, se no, perché eh, mi ha. Um, stop screen, scusate. Eh, ok. Mi ha, consentito, mi, mi, ha, mi ha permesso di fare una cosa che ho sempre sognato, cioè cominciare a pensare alle immagini eh, in animazione, a muovere i miei disegni, per cui a studiare eh, lo storyboard, questi qua certo. sono i primi schizzi, i primi schizzi eh, dopodiché c'è tutto lo sviluppo sì. del, dello storyboard con le animazioni naturalmente utilizzando Uh, I software disponibili all'utente comune, certo. mm, in questo senso, è una sfida, tra virgolette. E, niente, siamo, e il progetto finale co scusami, mi sono perso un passaggio. Il progetto finale di questo cosa sarà? Un ebook? oppure sarà un ebook, un sì. enhanced book, sì. un'app, e poi la seconda puntata in lirica ah. <ride> che avrà la sua prima a fine giugno, al Piccolo Teatro a Milano, ah, capito? E... Quindi... un progettone dai è veramente Ma, grande sì little... allora essendo... essendo una cosa personale eh, si fa nei ritagli sì. in tempo lo diceva Olimpia che non e riesce a khi... infatti <aluminum> Eh, infatti, 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 la parte faticosa è quella, nel senso che eh, si lavora la notte certo. già, normalmente in più ci, ci vorrebbero giorni a 48 ore, sì però. infatti e, uh -huh. però è divertente, è divertente per una cosa tua. Infatti, la cosa buffa è questa: che alcuni editor, clienti editori, har mi dice: ehm, Insomma, perché non ci fai una, delle copertine come quelle che hai fatto Per Salis? eh Sì, ragazzi, cioè, il rapporto è diverso, <ride> certo no? perché poi. Lavorare in editoria è bello, ma comunque hai sempre più a che fare con ehm, la parte commerciale, certo, cioè gli marketing, eccetera. Eh, non è così semplice. Assolutamente. E questo è uno. Poi, vabbè, ci sono altre cose, tra cui questo libro di Piumini e altre ancora. Allora, quando devi presentare qualcosa in Sicilia, ci siamo, chiaramente ci siamo noi a disposizione. Chiaramente, quindi volentieri, va bene con volentieri. grande piacere. Allora, io eh, chiedo: ci sono volentieri. domande per Paolo Daltan? Avete qualche domanda? Uh, figuriamoci, non ce n'è nessuno, allora, ehm, io te la faccio una velocemente: l'ebook sì. è il futuro? Sì. Come diceva prima Paolo di Vita, per quanto riguarda il, il passaggio che ci sarà, ci dovrà essere. Oppure no, non voglio che lo approfondisca sotto l'aspetto perché l'ebook può essere illustrato, può essere un bellissimo, sì. certo assolutamente è diverso il, chiaramente, ma secondo te sì ci sarà e con che tempi questo passaggio? Ma allora, beh, se ne parla da decenni ormai eh. della parte elettronica. Arriverà prima o realtà, poi? Beh. Sì, il problema, sai qual è il problema? Il problema è la promozione del... Del tuo progetto, del tuo prodotto, perché è un, un oceano cioè immenso. Eh, se vai a vedere i cataloghi online, c'è una quantità di, di produzioni di, 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 di prodotti pazzesca, di app, di book. Sì. E quindi eh, quello che fai deve essere valido, ma poi deve essere supportato da una, da una campagna di promozione. Sì. Secondo me è una delle strade. Cioè, per gli illustratori sono, eh, interessante. è interessante. A dal mio punto di sì. vista, è una strada molto interessante, e molto curiosa e può aprire ad altre sbocchi, strade. Sì, si, sbocchi infiniti. Eh, sì, sì, non so quanto prenderà piede. Ti dico se uno fa già fatica a spendere un euro per uh, fare un download <ride> per acquistare qualcosa, vedo un po' difficile. Poi per, per uh, altre immagini. Abbiamo una domanda, Paolo? Sì, sì, ciao Paolo, sono Marco. Ciao. Volevo avere un'informazione. Un cioè, Per un ragazzo che in pratica decide di accostarsi a questa bellissima eh, diciamo, attività, quale può essere la dritta, se per caso un domani dico tu hai un, un portfolio da fare vedere a qualcuno, quale può essere una dritta per vedere, anche se vai presso un'azienda tipo blasonata, famosa, per vedere se, dico... Non ti sfruttano? O è magari c'è serietà anche da parte di quella persona? Uh, dico, è una domanda un po' da un milione di dollari, mi rendo conto, no? In che senso? Se non eh, ti sfruttano cioè, se nel senso sì, per, evitare, per evitare sfruttamento, diciamo per vedere se magari, dico, trovano questo un ragazzino magari alle prime armi ha del talento, magari gli facciamo fare, dico, vabbè dei progetti, i sì, partini, delle, delle, delle cose, delle immagini, così e poi. E poi gli diamo il ben servito e le usiamo comunque. Dico, capisco che ovviamente una persona intelligente se vede il talento di una persona non gli dà il ben servito, se lo tiene stretto, magari. Però sì, dov dovrebbe. purtroppo, io ho 45 anni, quasi, e ho avuto mm. purtroppo delle esperienze in altri ambiti, ben lontani. Diciamo, sempre nella grafica, non in grafica figurativa come questa in ben altri ambiti appunto e purtroppo ci siamo trovati qua mi sono trovato io a mal partito con queste persone mm, ho capito eh, mi spiace ma ehm, vabbè devo dire da questo punto di vista l'associazione la, autori di immagini ex associazione illustratori ehm, all'epoca per me fu, fu molto importante perché mi diede delle basi Uh, e dei consigli non indifferenti proprio sul rapporto con, con uh, potenziali clienti e su come mostrare il lavoro uh, ormai vabbè, i tempi sono, sono cambiati però um, allora, il rischio se, se uno è in mala fede, il rischio c'è sempre nel senso che qualcuno che possa rubare un'idea uh, c'è lì non si scappa. Nel caso dei progetti editoriali Uh, C'erano le, le pratiche storiche di mandare uh, un plico a se stessi con il timbro, sì, della, sì, della, sì, una, un escamotage, Queste robe qua. Sì. Eh, esca, eh, Devo dire che l'email, comunque eh, il fatto di mandare materiale via email, comunque è una prova anche quella. Sì. In, il problema semmai è dopo, nel senso che se uno si rende conto che il proprio lavoro è stato utilizzato impropriamente e farsi valere, perché qui c'è una lentezza poi di, di, di intervento che, che può, eh, e dei costi anche possono anche mh, non, non, non far procedere a nulla. Non c'è un una vera possibilità, un consiglio ben preciso da, da dare. Purtroppo, se uno è disonesto, è disonesto. Eh, sinceramente, a me non è mai capitato, cioè, non, non mi è mai successo. Anche facendo vedere i progetti, io li inviavo come, come coppie, naturalmente, un progetto non deve essere mai completo. E nel caso, solamente in un caso era stata ripresa un'immagine, ma poi si era venuto in un accordo normalissimo, non, non saprei cosa Beh, dire. Magari affidarsi a ditte attendibili, aziende attendibili e fare una ricerca. Oggi ci consente anche questo, di poter vedere sì, se sono bello, solide, sì. che serietà hanno rispetto a quello Devo che è l'approccio al lavoro. Che... Sì, devo dire da questo punto di vista internet e eh, i vari social media sono utilissimi sì, nel senso esatto. che basta poco per scoprire l'inaffidabilità eh, di una persona. Faccio solo un esempio: era capitato tempo fa eh, di essere contattati via Skype. Se non ricordo male, da un personaggio che poi eh, si è scoperto e ha contattato altri illustratori che voleva acquistare immagini voleva... ed era assolutamente un'operazione un truffaldina sì. però appunto eh, è bastato contattare chiamare altri illustratori nello specifico sì. tutti gli amici e soci e, e da lì è salto fuori immediatamente il, il trucco fare um, rete in questo caso anche in questo fare caso rete. fare rete per capire e isolare Le... insomma situazioni del genere Paolo noi ti ringraziamo sì, e... Eh, grazie a voi spero grazie, di, speriamo di non avervi annoiati no, di... Di no ah, assolutamente no io spero di aver uh, fatto nei tempi giusti che ti consentano di fare quello che devi sì, fare adesso perfetto io... sì, sì, siamo sì. ampiamente nei tempi perché io alle 12.10 devo uscire per a ok grazie Paolo ti aspettiamo allora qui a Palermo volentieri, volentieri. grazie a voi buon proseguimento vi seguo ancora per un po' Ciao. Grazie, ciao. ciao, ciao. Allora, eh, adesso facciamo uh, l'ultimo intervento uh, prima di una piccola pausa che ci consentirà anche a livello tecnico di sistemare una cosa. Proprio con Antonello Silverini, che è l'illustratore che doveva essere già nostro ospite da, da ieri, da ieri sera. Purtroppo eh, la, è stato annullato il suo volo da Roma e quindi siamo riusciti a trovarne uno che arriverà oggi alle tre per non fare saltare il workshop che lui terrà domani e domenica eh, presso il nostro centro culturale che è appunto Schenè e che si trova appunto a Palermo eh, dove farà un corso di formazione legato proprio all'illustrazione per l'editoria, le, sintetizzare con le immagini. E Antonello Silverini però deve prendere l'aereo e e non gli piace parlare, <ride> come avete visto che in effetti, poi eh, sono, la timidezza parlando delle cose che si amano si supera. E viene voglia di parlare, e sarebbe sicuramente più bello averli di persona, anche perché avremmo potuto toccare anche i loro lavori. E, um, diventa per noi importante comunque lo scambio perché è vero che le, eh, vostri, i vostri corsi professionali cioè, da ci sono anche tanti illustratori e tanti illustratori ci seguono in questo momento dalle loro eh, postazioni, postazioni di lavoro perché ehm, noi come, eh, diciamo, come illustramente portiamo avanti la formazione facendo works, workshop, corsi, laboratori eh, quasi tutti i fine settimana per garantire questo tipo di formazione di cui abbiamo parlato con i nostri ospiti ecco di antonello senza il cappellino stavolta no, <ride> perché nella, nel, oramai ti conosco nella fotografia del nostro eh, della, della promozione appunto della, del tuo corso che terrai domani quindi adesso ti vedo anche eh, completamente As benvenuto intanto grazie, grazie. dovevi essere qui con noi avremmo anche preferito eh... No, io anzita, scusami, eh, mi, devo, mi devo scusare con voi perché eh, purtroppo ho anche un aereo che devo prendere stamattina sì. per venire da voi <ride> e quindi il mio intervento se possibile dovremmo un po' limitarlo perché comunque... Eh, sai, Il tempo di, di arrivare all'aeroporto è un problema, non tanto quello di volare fino a Palermo, è quello sì. di uscire da Roma per arrivare all'aeroporto. Esatto, ma infatti l'ho premesso che faremo subito dopo il tuo intervento una pausa e quindi so che il tuo intervento sarà brevissimo anche per questo. Vale. Eh, però io, siccome il clou chiaramente della nostra mattinata è legata proprio alla sintesi dell'immagine attraverso quello che è il tuo lavoro. Eh, è importante che tu dai, dia il tuo messaggio perché quello che è il tuo curriculum, la tua biografia la vediamo che passa sotto la tua immagine e sappiamo insomma tutto quello che hai fatto a livello professionale. Tu per noi eh, sei un punto di riferimento per quanto riguarda la comunicazione visiva, l'illustrazione proprio nella stampa, nei periodici, eh, nei quotidiani. Quindi è nelle copertine poi eh, chiaramente dei libri, però le copertine vi accomunano eh, a molti illustratori che sono stati ospiti questa sta mattina. Invece per quanto riguarda la stampa, tu e Olimpia siete stati i nostri punti di, di, di riferimento, quindi ti do la parola, fai il tuo intervento, diciamo io ah, intanto ascoltiamo e poi ci vediamo più tardi. No, ah, no, L'appuntamento io... a tutti è con Illustraura stasera alle 19.30 con lui. Eh? Questo io, lo volevo io, io preferisco invece essere molto interrotto da, <ride> da, da domande, interventi, considerazioni e quant'altro. Quello che posso dire riguardo all'illustrazione per, per i quotidiani è: non so, è quello che è il mio approccio solitamente a questo tipo di, sì. di illustrazione, cioè che è quello di. In qualche modo uh, operare una sorta di rinarrazione o di narrazione parallela per quanto riguarda quello che poi esiste, già materialmente scritto in un articolo. Cioè l'idea di riprodurre in maniera pedissegua o in qualche modo sottolineare quello che qualche cosa è già contenuto nell'articolo o uh, addirittura nel titolo, mi sembra abbastanza inutile. Um, per cui io, questa cosa io l'ho sempre fatta, e fortunatamente mh, per motivi anche. A me, Misteriosi eh, mi è consentito fare, insomma, non, non so bene il perché, perché sai, eh, io rappresento un po' personalmente, eh, non so, mi vedo veramente con una sorta di mina vagante, perché non sono eh, né stilisticamente né come approccio eh, ortodosso, comunque molto, come dire, mm, alla page, diciamo, insomma, <ride> insomma, in qualche modo eh, abbastanza diverso da quello che si, che si trova solitamente. Nell'illustrazione eh, sui quotidiani o addirittura sulle copertine, perché comunque eh, in questi ultimi anni si tende a, prevalere un, a far prevalere un certo linguaggio più minimale, più essenziale, eh, mentre invece io riesco a concedermi dei barocchismi che in qualche modo eh, sono abbastanza. Uh, al di fuori di quello che, che, che sono i canoni icono iconografici correnti ma infatti nel, cercando e ricercando su internet chiaramente la, eh, le biografie, Azza, le vostre... Paolo, prima vorrei salutarlo, ciao Paolo <ride> allora ti volevo dire questo nella presentazione di Antonello Silverini sul web si parla di onirico, visionario, poetico sono i termini che sono legati alla tua figura Uno, un illustratore fuori dall'ordinario, io aggiungerei. Quindi straordinario, nel senso, che <ride> nel senso che quello che noi abbiamo visto e per cui ti conosciamo, le immagini, le tecniche che tu usi vanno oltre quello che sono delle tecniche che normalmente sono applicate nell'illustrazione partendo da un disegno. Tu vai oltre quindi quella rappresentazione onirica di cui si parlava appunto nella premessa eh, ti porta a utilizzare tecniche diverse. Per questo tu dici che esci dagli schemi, probabilmente. E per questo io dico che è straordinario quello che fai e il messaggio che lanci attraverso le tue, il tuo modo di essere, il tuo modo di essere illustratore. Sì, ma guarda, quello che io cerco di, di, di operare nel, nel, nel mio fare illustrazione è, è una sorta di sintesi lirica. Questo è quello che, che cerco di fare, cioè nel senso che mh, sintetizzare sì, ma mh, sintesi non come riduzione, non come eh, riassunto in qualche modo eh, depauperato di significati, quanto arricchito di significati nel, nel, nel momento stesso che è sintesi. Quindi, voglio dire, questa liricità della sintesi, questa sorta di ascolto attraverso lo sguardo, che è quello che poi avviene no? nel, nel, nell'approccio dell'illustratore al testo che va a, a, ad illustrare, che sia un articolo, che sia una copertina di un libro, penso che questo sia fondamentale. Il discorso della tecnica per me è assolutamente mh, relativo, nel senso che è, è chiaro che la tecnica, lo stile ti contraddistingue, ti caratterizza e, e fa sì... Ehm, che tu sia riconoscibile e quindi in qualche modo ehm, proponibile, insomma, ho, ho, ho cercato per questo, questo è poi quello che fa la, la differenza. Ma io non, non mi sono mai posto troppo eh, il, il, il problema del, dello stile in quanto tale. Cioè, per me eh, l'importante è arrivare a, a raccontare quello che io vedo quando leggo eh, qualche cosa. O quando viene sottoposto un argomento da, 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 da illustrare, a quel punto la tecnica diventa in qualche modo conseguenziale, cioè è, la, è il risultato di quello che io ho dentro. Eh, per cui è, è il risultato di una sorta di ricerca di linguaggio interiore, diciamola così, che un po' insomma, chiude un po' il cerchio di questo ragionamento senza senso che ho appena fatto. no, assolutamente. <ride> No, invece, no, seguivi i miei pensieri no, io, anti visto, eh, anticipavi visto, le mie domande. Ho visto tutti questi diligentissimi e bravissimi illustratori milanesi. Arriva il romano e chiaramente porta un po' di scompiglio in tutto questo. Questo è logico, è vero. <ride> Noi abbiamo tanti amici a Roma perché tra un po' ci sarà Gianluca Garofalo che è il nostro, sarà il nostro ospite ed è romano, abbiamo avuto Daniela Volpari che è romana e dei castelli come si dice a Roma e, e quindi noi, ma noi, amiamo girare l'Italia e parlare con voi perché ci date eh, la misura di quello che chiaramente siete riusciti a realizzare, quindi eh, vedere quello che fate è sicuramente fondamentale. Io avevo una domanda che mi è venuta proprio mentre parlavi, a proposito del tuo, eh, il tuo modo di illustrare oggi, tu intanto da quanto tempo fai questo lavoro? Dunque, io uh, lo faccio da tanto tempo, ma uh, tenderei a dividerlo in due fasi: nel senso che io, uh, inizialmente, finite le scuole, io ho fatto prima il liceo artistico e poi lo IED. Um, uh, finite le scuole, io uh, ho lavorato per circa dieci anni nella pubblicità, ma facendo uh, il visualizer, quindi face facendo esclusivamente storyboard, e facendo quindi un lavoro assolutamente. Uh, come dire mh, oscuro nel senso che comunque quello che, che, che io facevo era eh, materiale Re di era servizio restava all'interno dell'agenzia restava all'interno dell'agenzia e veniva usato per, per poi sviluppare prodotti e quant'altro, io a un certo punto mh, ho sentito la necessità di non essere più così invisibile mm. e, e invece di, 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 di poter mh, fare illustrazione e raccontare attraverso i miei Linguaggio, eh, quello che, che, che mi vedevo intorno, quello, quello che immaginavo di vedere intorno forse sarebbe più, più corretto. E, e quindi a un certo punto, in, diciamo intorno al 2005, così ho cominciato a partecipare a qualche, a qualche concorso e poi ho messo eh, dei lavori, ho pubblicato dei lavori su dei siti di illustrazione. E devo dire che, che, che fortuna ha voluto, che, che quasi subito insomma, fossi contattato prima dal sole 24 ore e poi da lì, come dire, una sorta di cascata di, 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 di lavori che sono son venuti eh, poi dopo: Repubblica, Corriere della Sera, eccetera, eccetera, e Fanucci. Eh. E quindi eh, utilizzavi un metodo eh, classico di illustrazione? Oppure avevi già, eri arrivato a, adesso, a quello che conosciamo noi adesso e oggi di Antonello Silverini? In realtà, guarda, in realtà anche se, se io riguardo ogni tanto le, le mie cose vecchissime, al di là dello sconcerto che provo. <ride> Rivederle, però devo dire che già in luce eh, contenevano comunque questo tipo di linguaggio iconografico che c'è adesso. adesso. Eh, ad esempio, laddove prima c'erano delle parti ehm, realizzate con tecniche di iperrealismo, usando non so, eh, tecniche pittoriche o l'aerografo, eccetera, eccetera, adesso sono state sostituite eh, magari dal collage fotografico, che, che per me è, è uno strumento in più. È, è addirittura uno strumento materico oltre che di significati e di significanti in più rispetto a prima eh, però, però devo dire che comunque il percorso no, non è così fratturato nel senso che è molto è molto eh, come dire eterogeneo ed è molto però comunque Legato da un linguaggio che, che, che comunque già mi apparteneva in, eh, in altre epoche, insomma. E è la... molto coerente, diciamo, nella sua, nella sua molteplicità. Ehm, vabbè, Non te la faccio questa domanda perché non, non è il caso. Ehm, ma... In ogni caso, in questo momento ti piaci. Ti piace quello che fai. È una gratificazione, no? no ma... Ma... <ride> si... perché io dico l'illustrazione: li, il, cioè, l'illustratore, io credo che ogni, ogni professionista non si senta mai soddisfatto di quello che fa. E il lavoro di ricerca, se no, si fermerebbe chiaramente. Invece, c'è un'evoluzione anche in tutte le, le copertine che io vedo, in tutti i lavori che, che fai. E, e io mh, ho voluto specificare anche per il corso che terrai. Palermo domani e dopodomani, è eh, che tu non insegnerai, non passerai le informazioni legate al tuo metodo di illustrare, ma darai tutte quelle informazioni che servono per comunicare attraverso l'immagine, attraverso quindi quel potere di sintesi che deve avere l'immagine per andare a illustrare poi per i periodici piuttosto che per i quotidiani, piuttosto che per le copertine dei libri e questo purtroppo spesso non passa perché io ho l'illustratore e l'illustratore mi insegna la sua tecnica no, invece il tuo è un corso è un completamente diverso no 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 io non sono interessato all'esibizione personale nel senso che posso anche farla ma non, non la trovo per, per, per niente utile cioè, quello che, che preferisco invece comunicare è come filtrare attraverso la propria sensibilità quello, quello, quello che, ti viene, che ti viene dato ehm, per cui è è importante passare attraverso il proprio mondo, mondo interiore, le proprie, le proprie esperienze, eh, quello, quello che a uno piace, quello che a uno appassiona per poter rileggere poi... Mh, quello che, si va, che si va ad illustrare. Questo è per me la cosa più, più importante: cercare di lavorare su questo. Poi magari, mh, ecco, parlandone insieme, affrontando insieme un percorso, ehm, come dire, di simulazione professionale del, di un lavoro, si riescono poi a, mh, ad incontrare, per fortuna, eh, gli ostacoli che sono connaturati. E, e, di sintomatici questo, di questo mestiere e cercare di, insieme di, di risolverli, di capire come si affrontano insomma. Questo è un po' l'idea del workshop. Ok, grazie. Quando arrivi? Tra un po', 10 minuti. <ride> <No. arrivo. ride> Ma l'aereo a che ora atterrerà? Eh, alle, alle 15? Atterrerà alle uh -huh. atterrerà alle, alle 3. Allora ci si vede più tardi? Va bene. Ok. Ah, Avete allora. domande per Tonello Silverini? Domande non arrivano, poi te le facciamo stasera allora alle 19.30 per la Mi raccomando, ciao Antonello, buon viaggio grazie. e grazie. grazie. Allora, possiamo riaprire, eh, io spero, il dibattito, perché ehm, sono convinta chiaramente che l'aspetto legato alla formazione che state, i percorsi formativi che state realizzando voi, sono, eh, come abbiamo visto, per molti versi attinenti a quello che è il tema della giornata di oggi. Perché oggi non si parlava soltanto di illustrazione, si parlava di comunicazione visiva, eh, di messaggi che arrivano prima agli occhi e poi alla mente. E quasi tutti i... Oh, là. buongiorno oh, là buongiorno a tutti <ride> stavo dicendo questo che oggi... ciao, ciao Gianluca ciao mi e... avevano chiesto un auricolare più piccolo purtroppo <ride> no, non l'ho trovato ma stai benissimo se ti sì. metti sotto sopra i capelli scendono verso giù tipo... ma tipo... ecco, <ride> senza forza sì. di gravità Rosanna, permettimi una cosa dimmi ho vinto a mani basse hai vinto? A mani basse, e cioè oh. le mie moleschine, non siete nessuno. Ma tu sei stato avvantaggiato? Sei pronto allora, potessi. <ride> allora, stavo dicendo ai ragazzi che sono presenti oggi che chiaramente il percorso perché vengono da. Corsi professionali diversi. Quindi, ma a primo avviso si potrebbe dire non sono illustratori, quindi è poco attinente rispetto al nostro tema. Non è così perché chiaramente noi oggi abbiamo parlato di comunicazione visiva, com comunicare attraverso le immagini, e attraverso lo scritto, perché abbiamo fatto questo percorso proprio legato alla comunicazione visiva. Cioè tutto quello che percepisce gli occhi e poi deve essere elaborato dal cervello. Per arrivare a, a creare emozioni, a creare ansie, a creare eh, sogni, a creare anche informazioni. Quindi i percorsi che voi state facendo, formativi, sicuramente oggi sono stati arricchiti di una finestra in più su un mondo professionale particolare, che è quello dell'illustrazione e della comunicazione visiva. Quindi eh, ora ehm, l'ospite eh, di adesso, di questo prossimo intervento, è Gianluca Garofalo, al quale molte persone che frequentano illustramente sanno ehm, quanto noi siamo affezionati a lui, intanto perché, ehm, per le sue professionalità, per quello che realizza attraverso le immagini eh, e per come ci sta seguendo, nel senso che... E noi siamo qui Gianluca all'interno di un, un incubatore di impresa, Consorzio Arca che ci ospita è un incubatore di impresa e io in questo momento la figura, la tua figura, dico al di là di professionista, so ti so e ti conosco come com amico, non solo personale ma soprattutto perché noi non ci conoscevamo di illustramente e ci sentiamo protetti. Eh, in senso positivo perché parlando di padrino che tu sei il padrino della manifestazione di illustramente parlando di protezione si potrebbe parlare insomma poi giusto siamo in Sicilia e si uniscono tutte queste cose e non è positivo invece queste stesse parole parlando di comunicazione le possiamo volgere al positivo quindi eh, siamo felici di, di averti nel, nel, nei nostri eventi perché... sono io che sono felice <ride> Eh, grazie, lo sappiamo, per questo ti rompiamo le scatole sempre. <ride> e mi piace condividere gli obiettivi. E poi, tra l'altro, ogni volta che io penso a un tema da seguire per l'evento o la manifestazione che dobbiamo fare, guarda un po' Gianluca Garofalo, è il professionista che può rispondere alle nostre domande. Perché è un illustratore che. È... Nel suo percorso, nelle sue professioni, nel suo modo di essere illustratore, ha un percorso eh, che lo porta ecco, a rispondere a tutte le nostre domande. Perché ha, ha mh, quel mh, giusto bagaglio emotivo che a noi piace perché noi, anche tutte le persone che abbiamo avuto ospiti qui, emotive lo erano e facevano, sicuramente, portavano avanti appunto il loro. La loro professione con grande amore e questo vorrei che ci accomunasse sempre anche a voi, ragazzi, nel mondo quando vi affacciate al mondo del lavoro. e Gianluca oggi nel, diciamo, io ogni volta che lo incontro dico che lui voleva fare altro nella vita, nel senso che, poi, però, si è reso conto che quello che pensava di fare non era quello giusto, e si è dedicato all'illustrazione, diventando poi il professionista che oggi è. Me sono reso ti sento male, vicino? io non, non, non lo sento eh, bene. Mi avvicino, mi senti okay. meglio. Sì, perfetto. Okay, adesso sì. No, dicevo, dicevo, eh, dicevo, me so ha reso. <ride> eh. Ho ceduto alla, alla faccenda. Eh. È, è, è ceduto, Gra ringraziamo di, questo, di questa cessione alla... Non, me... non a voi, all'illustrazione. <ride> all'illustrazione, no, eh, no, certo. era di quello. No, eh. noi ringraziamo eh. da, da Visori, insomma. Delle, delle, tue, delle tue opere, dei tuoi lavori. E allora l'intervento che noi ti chiediamo oggi è quello legato proprio alle tue professionalità, legate all'illustrazione, all anche lì con la sintesi legata alla copertina, quindi un settore editoriale come quello eh, della narrazione per cui ti abbiamo conosciuto in precedenza, oggi con un potere di sintesi maggiore che è quello della copertina. Io vorrei sottolineare l'importanza della comunicazione visiva quando compriamo un libro, perché molto spesso compriamo un libro così come una rivista, così come dalla sua presentazione, cioè da quello che, che vediamo, il desiderio del possesso e soprattutto in un ambito molto particolare che per esempio è il, la libreria. Quando si entra in una libreria ci sono tanti libri. Quindi scegliamo anche spesso in relazioni al colore, perché quello è più vicino alle nostre corde, scegliamo in relazione all'argomento e, e la copertina è la presentazione. Come diceva prima anche Antonello, questa capacità di sintesi e forse anche di raccontare oltre le parole del testo, perché molto spesso sì. la vostra illustrazione rappresenta quello che noi immagineremo alla fine dopo aver letto il libro? Mm, sì, 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 diciamo che la, la, la copertina sta al libro un po' come eh, il profumo può stare a una, un piatto che si va a gustare, quindi chiaramente se il profumo non è invitante sarà difficile che, che mh, ci, venga, ci venga voglia di, di assaggiare quel piatto invece di quello a fianco che magari è più stimolante. Eh, diciamo che le copertine viaggiano su due livelli di comunicazione che cooperano e lavorano uh, ovviamente uh, in sinergia. Uh, una è la parte relativa al luogo, sicuramente, quindi alla, alla, uh, si parlava di inquinamento visivo, verissimo. Eh, quindi al grado di inquinamento visivo presente all'interno della, della libreria, potremmo metterla in questi termini. L'altro binario è quello della comunicazione del contenuto del libro, quindi cosa eh, da noi illustratori ci si aspetta eh, come anticipo, rispetto, più o meno anticipo, insomma, come eh, introduzione a quello che poi troveremo all'interno del libro. E mai come nel caso della copertina, il lavoro dell'illustrazione è un lavoro di perché si lavora con la director, si lavora con la redazione, si lavora con il grafico che si occuperà di impaginare la copertina, con lo stampatore che avrà le sue eh, necessità eh, eh, e quindi l'immagine non è mai, mai una cosa fine a se stessa, non è mai un bel disegno. Eh, ci sono tanti canoni che andrebbero, andrebbero, uso il condizionale perché a volte si preferisce anche insomma, cedere un po' di più al gusto o a, o a altre faccende, ma tanti fattori andrebbero considerati riguardo alla comunicazione visiva, la percezione visiva, ehm, la psicologia della forma, del colore, e tutti i fattori che sono fondamentali all'interno di una copertina, il formato, eh, il font utilizzato per, eh, per il titolo, eh, lo spessore del libro, la posizione del libro all'interno della libreria, se sarà un libro che la distribuzione immagina per esempio all'ingresso della libreria su degli scaffali di copertina oppure semplicemente infilato nel... Nello scaffale della Esatto, per cui a quel punto è il dorsetto a farla da padrone e non più la copertina. Per cui diciamo che ogni editore ha un po' di riguardo. Sono quelli che preferiscono farsi riconoscere nell'insieme. Parlo per l'infanzia, non so, conoscerete la Nord Sud, che è una delle delle meno una delle più grandi eh, case editrici per, per ragazzi. Avevano la caratteristica di avere il dorsetto bianco. Per cui all'interno della libreria si vedeva questa macchia bianca e si sapeva che lì c'era il sud. O non so, um, uh, faccio un esempio più recente: quando si vede una cosa del genere in libreria, automaticamente si va a cercare e, 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 i mondatori. Eh, esatto, che sono queste. Eh, anche qui, per esempio,. Non, c'è un grosso dialogo con quello che è il tipo di impostazione grafica della copertina della casa editrice. Quindi, noi illustratori siamo chiamati a dialogare con questa fascia bianca. Ad esempio, che è posizionata ogni volta in modo diverso, ma c'è sempre, sono tante. Le... Oppure si gioca sul fatto che la parte posteriore di due volumi sia molto simile, il il fronte sia in realtà l'uno il seguito dell'altro eh, vedete i torsetti, però rimangono sempre comunque ben visibili tanta roba insomma da, da, da considerare tutta roba molto interessante e divertente anche che eh, insomma non ci fa annoiare quando ci, ci, ci si commissiona una copertina insomma. a te piace illustrare le copertine? Cioè Guarda, le, un... le tue sono copertine illustrate, nel senso non c'è l'illustrazione nella copertina, io le definirei, definirei molte anche perché hai lavorato tanto anche per la, le pubblicazioni scientifiche, quindi legate sì. alle riserve, e le tue sono delle copertine illustrate, quindi non possiamo dire che c'è un'immagine illustrata, un'illustrazione, sì, ecco. sì, esatto, sì, che poi abbiamo messo nella presentazione appunto, sì. tua, sì, sì. che poi nel retro, continuano nel retro, come hai fatto sì. vedere prima. Sì, appunto. Per questo dico: sono, eh, mh, sono delle copertine chiaramente illustrate. Nel il senso perché poi ci sono tante copertine che hanno la fotografia, per esempio, però quelle che certo. vediamo attraverso l'illustrazione, sicuramente il messaggio che daranno è sicuramente diverso. L'editore io ti faccio una domanda, non so perché non, chiaramente noi non ci siamo preparati nulla, quindi anche questo è il bello. Grazie. Però dico la, la passione, cioè l'editore. Eh, quanto c'entra nel percorso eh, dell'avere le copertine che poi abbiamo visto per la Mondadori, così per le altri, gli altri grossi nomi, perché sono chiaramente dei grossi nomi? Eh, è l'editore? o la, la scelta che poi magari va a finire sulla fotografia di un determinato eh, Ma, libro? Eh, guarda, io ti posso raccontare una, un fatto accaduto, contattato, sono stato contattato da un grosso editore eh, in Audi e, e molto chiaramente mi hanno detto guarda, cioè, l'autore che è, è un po' indeciso grosso autore un po' indeciso sul, sul tipo di copertina una fotografia un'illustrazione chissà eh, che ci proponi eh, lui avrebbe questa idea qui e io realizzai a suo tempo insomma la, la mia la mia proposta poi l'autore scelse la fotografia eh, diciamo che sì c'entra l'editore c'entra l'autore e eh, Dipende dall'autore e dall'editore, nel senso, se stiamo parlando di un grosso editore e di un grosso autore, probabilmente dialogano molto tra di loro. Se stiamo parlando di un grosso editore e di un autore minore, probabilmente sarà l'editore a, a, a impostare, a, o meglio, se la collana ha delle caratteristiche precise sicuramente l'editore non le va a cambiare per un autore o per un illustratore quella la, la linea editoriale quella resta come appunto per esempio queste con la fascia bianca tutti noi illustratori chiamati a illustrare questi volumi dobbiamo fare i conti con questa fascetta che è il segno distintivo o anche con tipo di colore certo eh, ci sono de dei paletti all'interno dei quali noi illustratori dobbiamo restare ma che secondo me sono alla fine il nostro vantaggio sono quello che ci fanno sono quelli che ci fanno come dire da ostacoli eh, giusti per riuscire a fare le acrobazie migliori insomma sì. se, se immaginate una, 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 non so, una bicicletta da Grossi. da trial, eh, per esempio no? su una strada dritta che cioè è inutile Va dritto, no? invece se ci sono gobbe salti curve strane, roba del genere il divertimento è sicuramente maggiore e sicuramente aiuta anche gli illustratori a crescere da un punto di vista tecnico su, su diversi aspetti insomma. parlando proprio della tecnica ehm, tu vieni da un percorso particolare eh, diciamo anche a livello formativo, perché anche stamattina abbiamo, fatto, mh, abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti quale fo fosse il percorso ehm, a livello universitario, scolastico, di formazione, eccetera, per arrivare ad ottenere i risultati che poi avete ottenuto voi a livello professionale, che poi si, si misurano in termini di successo, di pubblicazione chiaramente al vostro livello, oppure quei consigli che sono eh, giusti per un, un giovane che si sta accostando al mondo del lavoro chiaramente. Quindi sì. la tua non è stata una scelta a monte, io voglio pubblicare, voglio fare, ecco, mi vado a proporre, quindi tu sei stato cercato perché eri già un illustratore conosciuto professionista eccetera a fare copertine non è stato tu non vieni dall'agenzia pubblicitaria così come il percorso che hanno ci fatto sono ci sono passato? passato di striscio sì. ci, si dice in siciliano ci cimpincisti eh, <ride> <C> <ride> <C> <ride> <C> <ride> <ride> che non è cinese eh? ci no. sei, ci, allora ci sei passato e ti sei un poco uh, rimas rimasto un poco lì allora hai avuto anche tu un'esperienza nella comunicazione eh si sì, si trattava come si dice? Aspetta, eh. cimpincisti Vi... visualizer ah, visualizer Visual... eh, cioè facevo disegni eh, di quelli che poi si utilizzavano per fare i cose dopo e... e non mi piaceva probabilmente per lo stesso motivo e vabbè mm. ma sai io su tecnica roba del genere, sai cosa c'è? forse la, si parlava di digitale no? tradizionale sì. e, e ragionavo sulle parole che ascoltavo e, tutte verissime c'è un fatto forse che un po' distingue il, il tradizionale dal, o, o chi si è formato col tradizionale rispetto a chi si sta formando con, con il digitale, l'obiettivo cioè nel momento in cui noi avevamo il foglio di carta bianco davanti io ce l'ho tuttora perché sono tornato al tradizionale eh, immaginiamo di ottenere un certo tipo di risultato e, e, e non andiamo per prove ed errori nel senso ehm, cerchiamo di andare di avvicinarci il più possibile non ci si riesce mai al 100% verso quel tipo di obiettivo quel tipo di immagine che abbiamo immaginato come con il, con il eh, digitale corto, almeno per quanto mi riguarda, questo processo era leggermente variato. C'erano tutta una serie di gradi intermedi che comunque potevano andare bene, che alla fine finivano per ehm, spostare l'attenzione da quello che era l'intento originario ad un intento eh, trovato per strada, che comunque però, figo, funziona. Ma sì, dai, facciamolo così e quindi un pochino si perdeva la, 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 la testa dura di arrivare a ottenere quel tipo di, di, di risultato poi personalmente preferisco il tradizionale per, un, per una cosa personale cioè di, di percorso cioè preferisco molto di più star lì a, a, con gli acquerelletti miei e le mie matite eh, a fare meditazione che usare dei tasti per, per ottenere la stessa cosa ma è una cosa mia personale diciamo che come ottenere un risultato è una cosa che riguarda l'autore e basta diciamo, l'editore a meno che non ha una linea particolare dove è ma allora si va a cercare l'illustratore adatto più semplicemente non è un fatto che riguarda poi alla fine la, la, eh, il risultato in sé il risultato è il risultato quello che serve per eh, per avere una buona copertina che sia tradizionale, che sia digitale importa soltanto a chi la fa che evidentemente ci fa dei vantaggi o meno ad utilizzare l'una o l'altra tecnica certo, e comunque questo è importante parlare di tecniche, e quando si parla chiaramente di libro illustrato si pensa alle tecniche classiche appunto dell'utilizzo quindi di colori come tu dicevi del piacere di veder crescere il colore su, rispetto ecco, pennelli e pennelli, dicevo parlavo degli odori prima anche che si sentono, però chiaramente quando si parla di comunicazione visiva piuttosto che di video, che è l'argomento che tratteremo oh, a breve con i nostri ospiti che sono eh, Mosaicun, che si occupano proprio di comunicazione e di creazione di video, probabilmente lì i tempi e le logiche sono diverse e quindi si ha eh, un approccio anche al digitale molto più veloce per linee per semplicità sotto alcuni aspetti perché poi c'è chi il digitale lo usa tanto come la, il la tradizionale però dico, eh, non è il momento di oggi anche se è molto stimolante perché eh, spesso a me succede con i concorsi che realizziamo quando uh, molte tavole arrivano e eh, arrivano chiaramente utilizzando la tecnica digitale, il pubblico che viene a vedere la mostra, e quindi sto parlando di un pubblico eh, molto variegato, quindi dalle mamme ai professori piuttosto che eh, altri professionisti, magari nel campo della pittura piuttosto che altre cose, la prima cosa che dicono in termini di, di quasi voler sminuire il eh, lavoro. Vai. E, ah, ma questo è fatto in digitale. Come prima si usava, ah, ma questo è fatto col computer, come se il computer lavorasse da solo. Per questo dico che è un argomento troppo, troppo largo, sì, troppo eh. ampio da andare a fare. Perché mh, io dico che purtroppo è il non sapere che fa fare chiaramente questi errori di valutazione. Il digitale, secondo me, è un mondo fantastico che si deve conoscere, poi chiaramente si deve partire però prima dal saper camminare per poi capire qual è il tuo sport preferito probabilmente però bisogna sicuramente eh, avere le tecniche base fondamentali per poter illustrare ma dentro quelle carpette che avevi prima eh, nella, sulla tua scrivania ne, nei micro nelle moleschine dici? eh sì esatto eh, a questo punto eh guarda qui, eh. Vabbè, questi questi tascab sono... sono tascabili questi sì 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 perché anche io ho paura della dimensione, quindi ritengo. No, in realtà è vero, perché poi le, le, le prendo così grosse per un fatto visivo: nel senso, nel momento in cui mi trovo a dover illustrare de degli albi, quindi una serie di illustrazioni. Eh, un po' ehm, ho bisogno di vederle vicine cioè sì. di capire come, come si muovono come sì. funziona la narrazione all'interno del libro non voglio sapere quanto costano questi perché in genere quelli piccolini costano guarda, una cifra guarda, Questo... questa qua è improponibile ho eh, ecco. quanto eh, quest quest'altra no non, non, non ci sentiamo un problema. no dicevo Pronto a, pronto a... Sì, eh, eh. No, eh, Non okay. abbiamo sentito quanto costava quella che era improponibile. L'hai detto: No, ho venduto la macchina. Ah, ecco, <ride> eh, quest'altra invece costa pochissimo. Non è una Mole Skin eh. di Tiger. Lo posso dire, di Tiger. Bene tanto, eh. sì. Eh, C'ha una carta fighissima. Pazzesca, porosa, eh. E io uso, vedete, un po' come mi, mi ci disegno gli storyboard sopra ah, sì. in modo da avere tutto a portata d'occhio senza, senza grosse sì, sì. Eh, senza grossi salti da una parte all'altra oppure per eh, insomma, disegnare qualcosa di un po' più definito di, di, di qualche studio su qualche personaggio per dire Fantastico no, è una cosa che ho scoperto di recente, tra l'altro, che mi fa piacere avere questo dove raccolgo tutta questa roba. E, ed era semplicemente iniziare sul foglio per poi finire. Invece avere questi, questi studi mi sta starò invecchiando, sto diventando più sentimentale. Eh, <ride> mi io... fa piacere rivederli. Eh, ma, eh, assolutamente sarebbe bellissimo anche. Realizzare un incontro in cui voi, illustratori, mostrate questi Moleskine no, oppure i quaderni, i quadernetti di tutte le dimensioni per capire il vostro percorso anche quotidiano perché vi ritrovate a illustrare. Io oh, eh, intanto ti ringrazio Gianluca per eh, il yeah. tempo che ci hai eh, dedicato e poi mh, volevo fare una battuta in relazione alla parola storyboard. Eh, che abbiamo sentito diverse volte nell'arco nell della mattina, appunto eh, quasi tutti lo avete nominato, l'importanza dello storyboard, quindi avere una storia, sapere quindi quello che devi raggiungere come obiettivo e come si deve evolvere la storia. Io ti volevo ricordare che nel nostro storyboard comune hai una summer school da fare qui a Palermo. A brevissimo. <ride> Quindi volevo comunicare ufficialmente insomma il piacere di averti a breve, a luglio, perché sì. parti vedere la Sicilia non in autunno con lo scirocco, ora ci vuole perché quando sei venuto l'ultima no, volta... È, già... è, è L'omino col fone, perché no, insomma, quello non è un L'omino col quello col è, uno, è uno che sta lì col fone che appena uscivo <ride> mi sparava questa calda A fine di... novembre. Gli dite che stia a casina sua perché certo. io sono caloroso, me <ride> la posso fare, è eh, frescolino, eh, allora sì. Vabbè. No, all'ombra fresco e al sole caldo, noi usiamo dire d'estate, anche perché poi Perfetto. dobbiamo fare il bagno se poi c'è troppo freddo, no, deve essere giusto. Eh, io eh. metto le, le mani così, le mani fuori dall'ombrellone e il resto solo, <ride> va benissimo. Allora, eh, grazie Gianluca, l'appuntamento quindi è e che se non ricordo male nella terza settimana di luglio sei con il tuo programma bellissimo che la settimana entrante pubblicheremo per tutti coloro che vorranno seguire i nostri, i nostri corsi. Grazie Gianluca, un sì, abbraccio fortissimo a, a Roma, saluti a tutti. E allora, eh, intanto quindi mi amo eh, parlare anche di cose che dobbiamo realizzare e realizzare insieme sul territorio palermitano per offrirlo chiaramente a tutti i ragazzi del, non solo del territorio ma per offrire la Sicilia come meta di viaggio, di formazione per i ragazzi che da fuori vogliono venire a Palermo a farsi una vacanza. Dal 6 luglio eh, partiranno 5 settimane di formazione ogni settimana ci sarà un formatore un illustratore famoso che farà formazione con noi la settimana entrante pubblicheremo il calendario inizieremo uh, con davide cali che parlerà di scrittura creativa eh, in, uh, in appunto se non ricordo male la, la io ehm, i corsi mh, saranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 quindi saremo impegnati solo una mattina ehm, per la formazione. E poi ci dedicheremo al turismo insieme ai nostri ospiti e anche a chi vorrà frequentare chiaramente le nostre attività. Ehm, ci sarà appunto in calendario Davide Calei il primo, eh, Andrea Lemanno, Daniela Volpari, Gianluca Garofalo e Antonio De Luca. Questi sono i nostri nomi per quest'estate. Spero eh, tanto che possa la Sicilia porsi come obiettivo formativo per i ragazzi che da fuori vogliono venire a conoscere, oltre che per i nostri, chiaramente, che così magari le vacanze se le possono fare qui facendo anche formazione, alta formazione. Ok, io invito i Saico. Eh, ehm, finalmente ci siamo visti stamattina eh, all'ingresso. Intanto buongiorno, oh, avrei. No. <ride> Allora, ehm, per noi eh, intanto è un grande piacere avervi. Eh. Cambio quello? No, ma sono entrambi eh. Okay. Eh, Allora, per quanto riguarda siamo molto contenti, dicevo, della presenza di Mosaicon. Che risulta essere una delle più prestigiose e creative realtà dell'advertising mondiale, specializzata in campagne di comunicazioni video, premio nazionale all'innovazione nel 2013 e migliore start-up nel 2012. I, su I suoi clienti sono straordinariamente importanti, e sapete cosa? Mosaicun è un'azienda palermitana. Ci piace? <ride> Con grande commozione dirlo, e dirlo qui, in questo contesto che da pa a Palermo si possono fare grandi cose avendo grandi teste in ogni caso <ride> e quindi eh, ribadisco il concetto non smettete mai di sognare e realizzate i vostri sogni allora io ho qui il piacere di avere Gianluca Scuderi che è art director e motion grapher e Valeria Arcoleo che è illustrator credo che sia la ragazza <ride> graphic design. Eh, e Cristiano Pezzati, graphic ed. ignoranza. UI? No, eh user interface design. Vedici, allora. Allora, indico tu? User interface design. Yeah. Allora, io mi faccio fare un corso di pronuncia per l'inglese, visto che Palermo si deve per il mondo e vorrei diciamo eh, parlare con voi per quello che sono gli aspetti legati allo sviluppo di un progetto di comunicazione web che ci interessa tantissimo perché pensiamo di portare l'illustrazione eh, con i nostri professionisti e quindi eh, all'interno delle vostre realtà perché l'illustrazione è quel, quel passaggio emotivo importante e, e do a voi la parola per, per far comprendere a tutti quanto sia importante il web oggi è il prodotto di qualità per comunicare. Prima di tutto grazie a tutti e grazie all'invito che ci avete fatto. Eh, abbiamo spinto moltissimo per essere qua oggi, anche perché per noi è un po' difficile uscire dall'agenzia, in quanto noi lavoriamo spesso eh, davanti a una scrivania, dietro ad un computer, quindi essere... non siamo abituati rapp al rapporto umano, <ride> diciamo fondamentalmente. Eh, sì, viviamo segregati. Eh, Mosaico, come appunto è stato già introdotto, è una realtà importantissima nel territorio siciliano e non solo in Italia, anche grazie ad Arca, che è stata un'incubatrice. Mosaico è nata grazie sì, a... ad Arca. Eh, diciamo che Mosaicon nasce come un'azienda eh, per il viral marketing, il viral marketing che nasce eh, fondamentalmente su internet, grazie ad internet eh, noi possiamo andare avanti. Eh, col tempo Mosaicon è cambiato ora lavoriamo soprattutto su piattaforme. Prima sicuramente ehm, ci concentravamo molto sulla creatività, anche oggi lavoriamo con la creatività, però è una creatività differente, nel senso che ora le piattaforme digitali hanno preso sempre più il sopravvento e noi da veri e propri artisti eh, diciamo del digitale, in quanto ci trovavamo spesso eh, anche a lavorare con... Eh, e anche un Moleskin. Sì, sì. D'altronde utilizzo utilizzato. E poi io. mi faccio dare i soldi da Moleskin. No? Certo, cioè, eh, dovremmo fare eh, lo sponsor eh, ufficiale diciamo, dell'evento. Dell eh, Lavoravo molto più, quindi, su progetti anche sviluppati artisticamente in maniera molto più complessa, articolata, in quanto si univano realtà differenti, come potevano essere il disegno, la, la fotografia, la grafica digitale, e tutto questo. Eh, ora invece, col tempo un po'. Eh, anche il, il mercato diciamo, il digitale è cambiato, eh, il, i video soprattutto che noi produciamo sono video che noi eh, no, non, non creiamo più internamente, ci appoggiamo sempre più a creativi esterni, noi diventiamo direttori creativi del progetto eh, e poi grazie anche alle nostre esperienze, alle nostre richieste le chiudiamo diciamo, internamente da noi e poi le, le, le proponiamo su internet distribuendole al grande, grande pubblico. Eh, però in questo caso eh, diciamo la cosa più interessante è anche capire eh, come è strutturata un'azienda la nostra azienda noi abbiamo diverse aree noi siamo io principalmente sono l'area eh, creativa eh, dove da noi nas nascono nascevano e eh, nasceranno ancora spero nel futuro le idee eh, ne siamo quattro creativi due are director eh, eh, due copi eh, mentre loro sono la parte diciamo quella più visual fondamentalmente si occupano più della parte grafica eh, e sono diciamo la parte più bella anche della, della nostra azienda eh, prima di iniziare comunque a far parlare i ragazzi vorrei portare un, un video che insomma è un sunto di ciò che volevamo dire cerchiamo di essere anche il più stringati possibili perché abbiamo visto che comunque i tempi il tempo scorre abbastanza velocemente e se possono mandare il primo video non ha audio, quindi possiamo anche commentare, anzi non lo commenteremo. E diciamo in questo video cercheremo di. abbiamo suddiviso in tre categorie la nostra esperienza. Il primo con quello di Valeria, che è il flat design. Diciamo, questo è l'intro, doveva essere l'intro del nostro discorso, poi dovevamo spezzettarlo perché avevamo prodotto tutto tramite un software. Ehm, che, come che dire, di dal, sì, dal partiamo, da, design, sì, cioè. partiamo da Valeria, che sicuramente è una nostra grande eh, presenza, diciamo, presenza all'interno di Mosaico. Salve a tutti, sono Valeria, faccio la graphic designer e illustratrice da Mosaico. l'avete già detto, lo ridico. Uh, per quanto riguarda l'animazione quando dobbiamo produrre un video mosaico sceglie il flat design come approccio perché è comunque un approccio molto semplice, immediato ha un approccio minimal utilizza le forme geometriche e non si avvale mai di mh, virtuosismi diciamo, quindi gradienti, utilizziamo sempre le tinte piatte um, quello che facciamo poi lo uh, deleghiamo insomma, al nostro motion grapher eh, che potrebbe essere anche Gianluca a volte perché non ci abbiamo sempre un freelance era una cosa di che ha detto no no, no 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 assolutamente no 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 il, il flat design va di lo immagino no, comunque va di palipasso mi lo stile di Olimpia Zagnoli sì sì chiarissimo sì. noi tra l'altro siamo felici di vederlo anche in video eh, e poi si estende con altri step che saranno quello del motion graphics e poi infine fin uh, user design o come si dice, non lo so user <ride> interface Beh, eh, per quanto riguarda la user interface eh, non è altro che eh, lo studio che avviene eh, riguardo un'interfaccia cioè come un utente può interagire con questa quindi sostanzialmente si cerca di regalare un'esperienza più chiara possibile perché a un click corrisponde una reazione. Tutto questo direte voi cosa centra l'illustrazione? Centra perché alla fine si tratta sempre di visual, cioè il visual si concentra tantissimo su colori, forme, come abbiamo detto all'inizio, noi, esatto, veicolare un messaggio, un'informazione, guidare l'esperienza. Come avete visto all'inizio, noi abbiamo messo un copy che se noi ci, ci rappresenta tantissimo, crediamo nelle forme e nei colori, perché questi rivelano un'esperienza totalizzante. E niente, la user interface si occupa di questo: di pensare, immaginare come l'utente vorrebbe vivere un'esperienza interattiva attraverso l'uso dei colori e delle forme. E poi c'è la motion. In realtà quello che volevo dire è che noi siamo un poco borderline rispetto al tema trattato oggi qua, perché in realtà um, noi si trattiamo l'illustrazione, però la trattiamo sempre sotto punti di vista e prospettive differenti, in quanto eh, comunque ogni illustrazione che loro realizzano o che io animo di fondo sono come delle copertine, perché in realtà quello che noi andiamo a fare poi lavorando sul web è eh, promuovere un prodotto grazie anche nostro, al nostro prodotto poi manuale. Mi dispiace sempre molto dover abbandonare il manuale. Abbiamo parlato oggi eh, della differenza tra l'analogico sì. e il, il digitale. Io provengo dall'Accademia Belle Arti, ho lavorato come cioè ho lavorato in realtà facevo la fame come pittore. Sì. <ride> eh, sì. Poi sì. sono passato, sì, in realtà più alle, 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 alle installazioni video, audio. Sì. Dal video. Quale percorso hai fatto in accademia? E l'Accademia ero Decorazione, che decorazione. è un corso, diciamo, inutile, credo, dell'Accademia. Però. Mm -hmm. <ride> eh, però potrebbe offendersi no. in sala. <ride> è un Devo... corso inutile, però fortunatamente ho avuto dei professori bravissimi che... Eh, allora non interessava diciamo, l'etichettatura decorativa, però eh, mi hanno istradato, mi hanno aperto per lo più la testa, mi hanno fatto capire realmente qual è un percorso giusto da intraprendere. Però è molto importante e fondamentale la passione, nel senso che comunque io ho avuto sempre ehm, una passione, un'attrazione verso tutto ciò che era in movimento, l'animazione, forse erano i colori forti. Mi, mi ipnotizzavo anche davanti a oggetti eh, che sullo schermo si muovevano. Quindi, eh, certo, partiamo tutti da Walt Disney, da tutta l'animazione classica che ci hanno fatto vedere sin da piccoli. Poi col tempo, eh, anche con le possibilità che la tecnologia ci ha dato tramite internet, abbiamo la possibilità ora di eh, usufruire di un archivio vastissimo e infinito. Eh, là ho approfondito le mie conoscenze. Poi io, comunque, ho fatto un mio percorso perché, prima, l'Erasmus era in Spagna a Valencia, poi la specialistica. Sono tornato nuovamente a Valencia e forse se non fossi tornato là a Valencia non avrei mai riniziato, o comunque, non avrei mai fatto il lavoro che faccio oggi perché là sono entrato in contatto con dei professori giovanissimi, che comunque, cosa che comunque noi qua non abbiamo molto spesso, non dico sempre, però non abbiamo, e quindi che comunque lavoravano sul territorio, nel, sul campo, cioè, quindi comunque avevano moltissima esperienza. Io là mi sono innamorato della motion graphic, ho conosciuto anche eh, due ragazzi che ora sono tra gli esempi più grandi, forse in Europa, che sono i Dwayne, eh, che lavorano soprattutto col 3D loro. Eh, e niente, poi ho fatto la scelta, forse stupida, forse lungimirante di voler scendere nuovamente qua in Sicilia e ho fatto il freelance per gran parte diciamo, del, del tempo e poi sono stato un po' a Roma lavoravo per una televisione ora sono a Mosaico con cui io collaboravo da freelance però invece creando diciamo, un'area molto più vasta soprattutto nel reporto creativo mi hanno inglobato insomma e ora siamo qua e, um, Stamattina parlando con il dottore Montagnino che è il direttore del consorzio ARCA eh, avevamo parlato del percorso che aveva fatto Mosaicun uh, a suo tempo e la prima denominazione era Belsito. Sì, io conosco infatti, infatti Mosaicun loro non, eh, anche il professore di vita che era in quel periodo all'interno del consorzio Arca con sì. le incubate, non lo, non lo conosceva come Mosaicun, ma era ma come, come Belsito. Sì, sì, io li conosco, conosco Ugo da diciamo da quando ha aperto quel che sottoscala che diciamo. Ugo sì. che tu amichevolmente chiami Ugo, Ugo. <ride> in realtà abbiamo un rapporto diciamo Io abbastanza non lo, conosco. no, eh, non lo no. conoscono loro è una eh. eh, no, struttura cioè... orizzontale non abbiamo capi no lo dicevo perché loro Ugo tu hai chiamato certo. Ugo non lo conoscono no certo Giusino eh. Eh, con eh. Ugo Giusino che è appunto no, è che Mosaicon, appunto nasce una, dalla voglia di un un'associazione cos'è Mosaico? ormai è un... un SPA ah cioè. un SPA sì. no. Quasi. <ride> no, nel senso certo, io eh, sono un po' più all'antica, nel senso sono di animo un po' più romantico. Eh, diciamo. Quindi molto spesso mi scontrano delle realtà. Ma è l'emozione sempre? Beh, sì, grafica. io non, non, non mi reputo un animatore, nel senso che comunque mi piacerebbe esserlo, ma non voglio elevarmi a tale eh, diciamo bravura e professionalità. Eh, muovo sì, degli, degli oggetti mm -hmm. geometrici, diciamo, che stanno sullo schermo. Però quello che volevo dire è che più o meno eh, per far capire anche ai ragazzi come si può fare azienda qua in, in Sicilia, eh, Ugo, questo nostro capo, diciamo, eh, è nato come erano in tre persone, si sono riunite un grande amante de del video, in, quei, in quegli anni eh, YouTube incominciava insomma, a muoversi, a svilupparsi, a allargarsi a macchiatoio, ha capito che effettivamente il virale, il video virale poteva essere... Il, un trampolino di lancio diciamo, per la nuova economia anche territoriale hanno chiesto i finanziamenti insomma hanno vinto una start up è da un sottoscala eh, in tre persone ora invece un'azienda di 70 persone eh, diciamo abbastanza grande tra di noi non ci conosciamo quasi cioè dobbiamo vi... presentarci ogni giorno persone nuove però insomma è sempre una bella realtà si trova a mondello a pranzo andiamo a mare è tutto molto figo uh, dimmi pure pane e panelle a ora di pranzo non eh. sempre perché sennò poi, il sono poi difficile il ci addormentiamo, e noi siamo sì. promotori dello street food anzi scusate oggi volevo offrire una pausa caffè e anche avevo pensato ai dolci siciliani sono tutti a Expo 2015 a Palermo non c'è più Milano. nessuno sono tutti a Milano quindi non ci hanno potuto dare niente quindi <ride> potevamo organizzarci Ma una bancarella no, qua sì, fuori esatto. e <ride> un... ci facevamo un po' Eh, allora io volevo farvi insomma anch'io sono contenta del fatto che ci siamo conosciuti intanto prima eh, anche se io abito in via Castelforte diciamo molto vicino a eh, ci stiamo conoscendo dall'altra parte della città oh. ma va benissimo così io mh, portando avanti quello che è il filo rosso che ha unito tutta la giornata direi questo che ehm, tu parlavi di borderline poco fa a parte che io adoro i borderline, perché sono quelli che riescono sempre a tenersi fuori rispetto all'asterotipo, all'omologazione, a fare tutte le stesse cose, eccetera. Però io sono, sono un promotore, una promotrice eh, diciamo della, del libro, quindi noi abbiamo iniziato stamattina cioè, con i geroglifici sì. e oggi eh, abbiamo finito parlando di video, quindi creazione, uso del digitale, del... Eh, di quello che sono le tecnologie per arrivare sempre alla gente eh, quindi abbiamo unito tutto dalla comunicazione fermo restando che è importante partire dal 600 per fare la nostra cultura per guardare al futuro quindi è fondamentale che questo passaggio ci sia che il libro non smetta mai di essere cartaceo per il piacere di sentire grado, lo... soprattutto mh, per quanto riguarda il giornalismo il visual journalism appunto mega attuale, abbiamo la riapplicazione di illustrazioni per descrivere big data, raccontare storytelling, è sì, tantissimo. Storytelling cioè per ora veramente, soprattutto in Europa, la narrazione sì. veramente sta spopolando. Eh, io spero Posso... che con l'aiuto della tecnologia, perché io mh, purtroppo il territorio lo conosciamo, sappiamo quello che è, eh, è il nostro territorio e come risponda un po' lentamente rispetto a quello che normalmente parlavi di storytelling che viene fatto da tanto tempo e sono progetti finanziati fuori. Da noi arrivano un po' più in ritardo le cose, più che altro perché vengono assimilate con tempi diversi. E poi perché c'è sempre un atteggiamento del più eh, introverso, ecco. Non, non siamo aperti. Eh, noi italiani riusciamo sempre a dare la svirgolata in più, esatto. cioè è una cosa particolarissima. Infatti, per ora, illustratori sull'editoria soprattutto gli italiani sono eh, ad esempio olimpia sì. lanciatissimi ma lanciatissimi. lei ha, ha detto quello che poi hanno detto tutti studiate le vostre origini esatto esatto sì, no, noi vi, abbiamo la svircolata esatto. eh, la... e riusciamo poi a a, a, sì. a distinguersi sì. e copiano. ci copiano ci ritengono rispetto a tutto sì, sì. il resto questo vabbè, non ce lo dobbiamo cantare e suonare no vabbè, eh. però è vero no, così Sennò Ricordiamoci sempre, sì, guardiamo il nostro territorio eh, la nostra storia che è fondamentale. Certo. Eh. Però anche diamo un occhio a quello che c'è fuori. Perché comunque dobbiamo portare anche, soprattutto nel mondo della grafica, secondo me noi siamo ancora un po' indietro sotto certi punti di vista. Sono perfettamente. Ma non solo noi, cioè, in realtà noi che magari lavoriamo sul campo e siamo un po' più dentro. Ce ne rendiamo conto, I clienti, noi parliamo di clienti sì, perché poi sì. noi dobbiamo interfacciarci con loro. I clienti sono molto ignoranti, sì. cioè, quindi dobbiamo sempre cercare di eh, istruirli. A me dispiace, io sono Saranno sempre molto. In una... Saranno in collegamento i eh, clienti? Credo di no. Cioè, sì, sì. Allora. Eh, io Però condivino. è giusto dare anche un, un input. Condivido sostituito. assolutamente perché io intanto um, venendo dal mondo della comunicazione pubblicitaria, con ecco, mio marito abbiamo iniziato a lavorare nel secolo passato, intorno agli anni 80, nell'85, quando parlavamo di pubblicità, quindi le prime agenzie pubblicitarie con, uh, che si creavano per la comunicazione erano guidate dagli anziani delle grandi, certo, delle az grandi aziende che c'erano e chiaramente non vedevano la pubblicità erano, erano soldi spesi inutilmente sì, e quindi so eh, che tanto eh, tanto assolutamente tanto. non sono cambiati punto 30 anni sono passati da quel momento però il nostro territorio non è cresciuto ma era questo a cui facevo riferimento prima io perché, quindi non sono per il campanilismo a tutti i costi assolutamente no parlo di formazione assolutamente fondamentale, fondamentale. È la passione, di è la viaggiare, di vedere e di quello che voi siete rappresentate per questo anche nella giusta chiusura a questa nostra giornata perché voi attraverso eh, il, il lavoro di eh, Ugo Giusino che ha creduto con altre due persone quindi il cooperare per raggiungere obiettivi e poi tentare come, sì, come ha fatto Limpia Zagnoli nel tentare a, a bussare le porte vedere che ti aprono anche certo. voi nella certo, venivamo all'Accademia per esempio io e Cristina non siamo ancora neanche diplomati in sì. accademia, eh, però a 20 anni abbiamo appunto bussato a Mosaic, certo. mandando forse anche un po' di prepotenza il nostro portfolio. No. Eh. Ce l'abbiamo fatta, quindi bisogna credere in quello che si Brava, fa. Assolutamente, il messaggio vuole essere questo, sì. è comune, assolutamente, sono contentissima che chiaramente avete visto un po' le tasi sono eh, alternate nell'arco della giornata, però eh, dico, sono importanti le guide, le guide positive, eh, un giovane può avere una guida positiva in un altro giovane, i genitori dicono, le amici sì, sono importanti. Eh, è un po' come i maestri. Tu hai parlato dei tuoi maestri all'Accademia che ti hanno, magari non i programmi, io sto lottando con l'Accademia, col territorio perché si apra. È difficile, molto difficile perché possano evolversi in termini attuali. Ecco, perché i ragazzi poi sono privati di un passaggio che si sì. devono fare poi dopo. Invece si può lavorare insieme. e l'apertura sicuramente della mente. È la prima cosa. Eh, quindi par abbiamo parlato di comunicazione. Voi con i vostri video arrivate lontani, però deve partire tutto da qua. Sempre. Deve partire da qua e ci deve essere comunque un terreno fertile certo. dove poter seminare. Uso certo. queste metafore un po'. Eh, per sì. la... <ride> eh, sì. Però, insomma, eh, noi avevamo portato due lavori più o meno per fare capire anche un po' qual era il mondo dell'illustrazione unita all'animazione, alla motion sì. graphic. Per conoscere meglio sì. le vostre attività... Ok. Ogni anno troppe persone hanno bisogno di cure mediche e non possono riceverle. Sono le vittime della guerra e della povertà. Se pensi che il problema riguardi solo chi vive dall'altra parte del mondo, ti sbagli. Anche in Italia è sempre più difficile ricevere assistenza medica. E invece la salute è un diritto di tutti, a prescindere dal colore della pelle, dal sesso, dalla religione o dalla condizione economica, in Afghanistan come in Italia, senza discriminazioni. È questo lo spirito di Emergency che dal 1994 a oggi ha portato aiuto in 16 paesi nel mondo, curando oltre 6 milioni di persone, circa una ogni due minuti. In questi vent'anni Emergency ha offerto assistenza gratuita, progettando, costruendo e gestendo. Ospedali dedicati alle vittime di guerra, centri di riabilitazione, ambulatori per l'assistenza medica di base, centri di maternità e pediatria, ambulatori mobili per migranti e persone disagiate, centri di eccellenza. Tutto questo è stato possibile solo grazie a te e a tutte le persone che pensano che il diritto alle cure mediche sia un diritto fondamentale per ogni essere umano. C'è ancora molto da fare. Continuiamo a scrivere questa storia insieme. Dona ad Emergency, il tuo 5 per 1000. Questo lavoro è un lavoro mh, diciamo fa parte di una categoria della motion graphic, si chiama infografica, eh, come d'altronde anche nell'editoria se ne fa largo uso. Eh, spesso viene utilizzata l'animazione perché è un. verso di <ride> In realtà è una tecnica che abbiamo utilizzata spesso per spiegare e dare degli approfondimenti, magari su argomentazioni che sono un po' più complicate. Eh, L'animazione, diciamo, viene in aiuto, corre in aiuto al pubblico, alle persone che vanno a osservare il lavoro. Anche per alleggerire quello che è comunque il tema. Eh, questo lavoro per noi è stata una grandissima sfida. Perché comunque in agenzia i tempi sono sempre stretti, ma come questi forse non li abbiamo mai avuti. Cioè, questo video è stato realizzato in cinque giorni, siamo stati un team molto unito perché... Aspetta, sì, affidatissimo, cioè, abbiamo dormito aspetta, forse aspetta. anche insieme, perché appunto ci sono degli step che non possono non essere affrontati, quali lo script, lo storyboard, un approccio del cliente che magari non viene dato o viene dato in un secondo tempo... L'illustrazione e l'animazione, che è forse la parte un po' più dura, certo. eh, però alla fine abbiamo avuto dei buoni risultati. Ci abbiamo creduto e niente. Ottimo. Ottimo allora, un attimo, un è molto più è piccolino ed è divertente, sì, più che altro. Questo lo volevamo mettere. Poi, lo dopo si... i temi sociali. Sì, sì, sì. Mettiamo l'ultimo, che è il, il terzo. Allora, raccontiamo prima raccontiamo? No, questo è semplicemente un. No, non è questo comunque questo sì eh, questo è un esempio di pose noi facciamo regolarmente per eh, dei, dei giorni particolari, questo è appunto l'1 maggio in cui noi, che lavoriamo sempre davanti a un computer, con poco alla fine ci possiamo trasformare e far diventare la giornata divertente, insomma, esattamente. Ce n'era un altro? Mh, vabbè, però abbiamo tempi abbastanza no, stretti. Dai, quindi dura... Quanto dura il prossimo? Il prossimo dura un'oretta un un e mezzo, no, un minuto e mezzo dura, un minuto, minuto e mezzo. possiamo vedere mi... Poi mi un progetto, la mia tutto, però il mio personale è più che altro perché. Sì possiede oggi un immobile, affronta difficoltà e costi crescenti e rischia di veder svanire il proprio investimento. Allo stesso tempo, chi cerca un appartamento ha bisogno di trovare subito la soluzione perfetta, a buon prezzo e di qualità. In queste situazioni, affittare un immobile è la scelta migliore, ma attenzione a fai da te o ad affidarsi ad un'agenzia con poca esperienza e molti interessi. Solo affitti! Da 15 anni è lo specialista e leader in affitti sicuri e di qualità in tutta Italia. Mette in contatto chi cerca e chi offre i mobili, assicurando i migliori vantaggi a entrambe le parti. Gli agenti di Solo Affitti potranno fornirti un'adeguata consulenza sul valore della tua proprietà, su tutti i possibili vantaggi fiscali ed effettueranno per te una vera selezione dei potenziali inquilini, senza farti perdere tempo prezioso. Per aiutarti Solo Affitti ha creato Affitto Sicuro. Un'offerta esclusiva di prodotti assicurativi con 12 mensilità garantite, il rimborso dei danni e la tutela legale di cui puoi avere bisogno. Solo affitti, il franchising immobiliare. Voglio specificare che questo non è un progetto mosaico, forse mi licenzieranno, però è un lavoro che ho fatto io. Hai tempi più che altro per portare un altro esempio di quella che può essere la grafica animata, sì. la motion graphic in generale. Assolutamente. Non l'hai fatta per la concorrenza non credo sia concorrenza no. io poi non ero parte ancora ah, di Mosaico io appunto, quindi, eh, sì. eh, eh, ma allora lo, lo senti ancora tu eh, eh, da quello no, che capisco no, in, in è in passato realtà, qualche tempo questo sì, video lo senti tempo, sempre tu anche perché noi, penso un po' tutti eh, anche se lavoriamo all'interno di aziende abbiamo sempre questo sangue che ci bolle dentro e quindi abbiamo la necessità di produrre sempre, io una necessità che ho è quella comunque di portare avanti soprattutto anche studiare perché eh, tenersi aggiornati soprattutto con la tecnologia, con quello che è la grafica, l'illustrazione, l'animazione in particolare, con nuovi programmi, nuove tecniche, eh, nuovi artisti anche che nascono anche grazie alla distribuzione povera internet, è importante stare sempre al passo coi tempi. Quindi comunque io non lo nego, seguo sempre i miei, non i miei progetti eh, diciamo personali cercando di... Aumentare diciamo, la mia, le mie schifa. Un'altra caratteristica mh, nostra è il fatto delle radici. Molto spesso noi pensiamo di avere delle radici, doverle mettere necessariamente. Oggi è vero, eh, chi è a Palermo può lavorare con Tokyo piuttosto che con l'Australia e questo dobbiamo portare eh, avanti. Io le radici sono importanti, però le puoi, dovunque tu sei... Sì, io rimango, come dicevo prima, un po' legato alla Spagna, più che altro per la mia sì. eh, esperienza di crescita. Questo lavoro ultimo è stato fatto con un team di persone con cui lavoro Ancora mi sento, e lavoro spesso stanno a Barcellona e quindi comunque i lavori vengono fatti sempre a distanza tramite Skype o WeTransfer e altri. Ma poi gli spagnoli da sempre sono anche molto creativi. Gli spagnoli eh... amo la Spagna perché là effettivamente nascono costantemente nuove oltre nuovi artisti, inoltre, nuove, idee. artisti nuove, nuove, idee, nuove idee e soprattutto esistono i festival, cose che noi qua non abbiamo. Eh, eh... abbiamo noi l'abbiamo fatto Illustramente è un sì. festival di illustrazione sì, del Sì, animale. sì, sì senza quasi dubbio. sono termini inflazionati e usati usati in maniera inappropriata molto spesso. No, certo. Eh, il festival è un'altra cosa, insomma. Il festival, io, 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 dico, appoggio più di sempre al discorso spagnolo perché là, come ad esempio l'Off in Spagna, unisce sempre grandissimi artisti e poi soprattutto non voglio assolutamente minimizzare no. il vostro no. prodotto. È un festival. È un festival. E vabbè, allora qua chiudo il discorso perché <ride> non voglio andare avanti. No, vabbè. In realtà la vengono appoggiati molto da, eh, da finanziamenti certo, esterni molto, molto grandi, e quindi, comunque, i festival diventano, hanno un eco molto più ampio, mentre noi qua, come sempre, dobbiamo. È un Ascolta, po' una guerra. Io sono contrario diciamo a dire: questo. noi qua, noi siamo giovani, nel senso, illustramente nasce da tre anni. Eh, quest'anno è la quarta edizione, quest'anno sarà cofinanziato dal Ministero della Gioventù, quindi anche noi ci abbiamo messo, quindi io credo molto nei giovani anche per questo, erogheremo formazione a 80 talenti siciliani, eh, ci saranno divertimenti, illustrazione, mostre, momenti, certo, assolutamente sì, è l'ultima settimana di novembre e poi vi farò sapere anche per la formazione, magari potete essere interessati al, al percorso formativo. Eh, è vero però qui partiamo purtroppo svantaggiati dal fatto che spesso non crediamo in noi stessi. Eh, e invece io invito, vorrei finire la giornata proprio eh, dando, dicendo che bisogna credere eh, nelle sì. proprie idee, assolutamente, sempre e comunque, tentare, perché c'è chi ti apre. Eh, chi, il portone è famoso, ma devi bussare perché se no ci poniamo il problema certo. che non possiamo eh, siamo impreparati, soprattutto Io perché ci vergogniamo non siamo preparati. Sì, scusi, no, un po', sì, però molto spesso mancano anche gli spazi, ovvero, per esempio, ci sono degli eventi indipendenti che si chiamano. Parli di Palermo? No, a livello italiano e ah. anche europeo. Sì. Eh, ad esempio il portfolio review di Beans, che è una piattaforma di creatività sì. che tratta soprattutto illustrazione perché è molto forte in, diciamo in piattaforma. E comunque sarebbe interessante riuscire a organizzare degli eventi del genere qua, solo che la, la domanda è sempre questa: dove? Con quegli spazi, con quell'attrezzatura, come facciamo a richiamare una grossa massa? Sì. È la comunicazione sì. fondamentale. Sì. 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 Condividiamo questo, però cercheremo di fare del nostro meglio, ecco, ce lo dobbiamo inventare. E ci siamo conosciuti e quindi spero che potremo fare assurdo, qualche cosa assurdo. insieme per organizzare anche eventi di questa portata internazionali. Noi cerchiamo di farlo. Il nostro sguardo non è soltanto, ripeto, al nostro passato, ma soprattutto al nostro futuro. Cioè. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Allora, eh, siamo in chiusura. Io semplicemente voglio fare una cosa eh, perché, come avete visto, è una manifestazione eh, dettata dal sentimento, dalla passione, dall'amore, dalla voglia di fare progetti futuri. Chiamo per favore eh, Vincenzo Corona, mio marito, eh, poi Bianca Salemi, eh, Federica Cutrera, Martina Di Gangi, Rossana Barrale, mio figlio non c'è, se n'è andato, ah, eh, ecco. Eh, Davide Nelson Corona, venite. Eh, conduzione familiare. No, loro non sono, no, non siamo no, parte no. della famiglia. Da questa parte sì però. No, non c'è? No, non so no. Un bacio? Eh, manca qualcuno. Eh, perché avevano altri impegni, matrimoni e altre cose. Però ci siamo tutti perché anche noi come mosaicon siamo un gruppo e vogliamo crescere, appunto quest'anno Illustrante è cofinanziato dal Ministero della Gioventù, quindi anche noi diventeremo una squadra ancora più numerosa per diffondere sul territorio tanta voglia di fare e da fare, non solo la voglia, ma per realizzare i progetti insieme. Grazie a tutti, buona giornata.